rispetto e nella moderazione. Un bel vero? Lupus? Certo. Che per due no, vabbè, ci sta statisticamente altre... trovi due cattivi. Per questo stai dicendo è statisticamente errato. Allora adesso stai zitto e ti prendi la lezione di statistica. No, non è vero. Non tacerò mai dicendo cazzate. Sei cattivo. Leggiamo il microfono al limite. Non andiamo avanti fino a che non ti prendi la lezione di statistica. Non la prendi. Non l'ascolterò. E quando torni a casa Sergio te la rifà. Non tacerò mai dicendo cazzate. Sei cattivo. Leggiamo il microfono al limite. Solo abbiamo risolto. È Livio il cattivo, perché voi due state insieme a lui e c'è stato soltanto un fallimento. Quindi se prendi Gianluca come cattivo, l'altro cattivo è Livio. Pensaci molto passata. Bene, Merito, perché questa cosa potrebbe cambiare le sorti della partita. Già all'inizio proprio di essa. Stai dicendo una marea di cazzate. Puoi dare per certo un altro. È lui il cattivo. Certo che non mi conoscete. Non è vero. Non tacerò mai dicendo cazzate. Sei cattivo. Leggiamo il microfono al Livio. Non andiamo avanti fino a che non ti prendi la lezione di statistica. Te la prendi. Non l'ascolterò. E quando torni a casa Sergio te la rifà un'altro. Non è vero. Non tacerò mai. Ma che stai a fa? Ricordate che Squali sta di arrivà. Clochards! E benvenuti in questa nuova puntata di Lupus! Partita in quarta! È andata! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Come state? Bene! Bene! Bene. Vabbè, signor sì, era capitano. Collettivo sia la chat sia i presenti. Allora Marco, partiamo subito con una bellissima panoramica di questi nostri bellissimi ospiti. Vabbè, abbiamo Marco Chitano in regia, non microfonato. Bellissimo. Grazie Matteo, Matteo 100 dai, sub, ma lei iniziamo a farmare queste sub, dai. Come? Ma partiamo, cioè già sbloccato il round. Come? No, vabbè, Matteo, io pensavo che erano 10, avevo letto 1-0 di meno. Matteo, le parole stanno a poco. Ma c'è scamma, ma non ce lo meritiamo. Cioè, vabbè, queste non valgono, le prossime 100. Però questa qua è una cosa gravissima, perché come da regole, se si arriva a 200 sub, rimane o una partita per oggi o per la prossima. Andare. E queste sono le regole, ragazzi. Ogni 100 sub c'è una partita. Dobbiamo farne che si svolge o nella serata stessa o per le prossime che avverranno. Esatto. Ma no, mi sa che questo è il mic più corto, vero? Date quello lungo a Davide. Datemi quello lungo, grazie. Allora, Marco Chitano smutato, poi abbiamo Livio, il king della risata. Si vede, guardalo, una salma, un cadavere. Scam lavagnetta, è vero, urge aggiornarla. Un castonato come in diamante dentro Soneco. Aspetta, occhio. Occhio ai piedi. Buonasera. Poi abbiamo Miliador, il goat assoluto. Buonasera. Qua a seconda dei gusti, perché c'è il team Livio, il team Miliador, il team Magi, cioè ognuno. Il team Sergio pure è nato ormai. Sono il bello, lui è il brutto. E il cattivo chi è? Sergio o Maggi? Maggi è il cattivo. Maggi è sempre verde. Ma non ci sono team per le donne. Di nero, ombroso. Sì. Team scarse. Ci faranno un bucio di culo così sicuramente. Poi abbiamo il CEO, il grande ritorno di Valeria e Dexter. Ciao ragazzi, lei è Grifondoro, dillo. No. Ma la Rowling è transfobica, sì o no? Le dichiarazioni quelle so, Vabbè, questa era una domanda a bruciapelo. Poi abbiamo il mitico Ema. Buonasera a tutti. Se vuoi avete il microfono, Camilla, Alex Mucci. Bella. E come va? Tutto a posto? Va bene, in sessione. Ok.
Grande ritorno dopo l'incredibile lupus al login, dove ci ruppe il culo malamente da matta, da matta, non l'unica. Poi abbiamo Alex Mucci e l'incredibile new entry Maria Di Renzo, anche detta Maria Di Rienzo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Maria, come ti senti ad essere qui? Sono molto emozionata, non vedo l'ora di insegnarvi a giocare al lupus. Greve, Meliador già sul piede di guerra, Hai capito Meliador? E tra i due ci cito solo te, perché Livio, come ben sappiamo, sa giocare molto bene al lupus. E ovviamente in cabina di masteraggio, Maggi! Ciao Maggi! Bella Maggi! Come va? Senti, qua ci chiedono delle informazioni importanti. Attualmente come siamo messi al record sui massimali? Cioè, sui fondamentali. Datemi un paio di mesi e vi stacco 200. Greve! Quindi stacco a terra 200. Squat? Squat ti devo dire, forse no, forse sui 180. 180 scarsi. Beh, oggi scarsi. Ci ha detto una cosa interessantissima. Panca, aspetta, vai. No, panca con la spalla che mi ritrovo, sto sempre a 120. Ok, cosa, Livio? Ci ha detto una cosa bellissima. Lui è andato una volta in vacanza in Austria. Mm-hmm. Passeggiava e ha visto una palestra a mezzanotte e c'è entrato per guardare che cosa aveva. Ah, giusto. Fetish. È la patria di Arnold, tra l'altro. Se tu trovassi un posto che vende strumenti di batteria a mezzanotte aperta, non c'entreresti? No. Bene, detto questo la parola al King per la spiegazione delle regole. Prego Meliador. Allora, come al solito, due fazioni. Villici, lupi. I lupi. Perché indicavi me? I lupi. Iniziamo. Vabbè. I lupi sono due. Hanno un ruolo che lo aiuterà. Allora, per la prima partita, mettiamo con la carta dell'insinuo. Importante. La carta dell'insinuo è l'illusionista. Ok? Cosa fa l'illusionista? È il primo ad aprire gli occhi durante la notte, indica una persona, quella persona non può usare il suo ruolo quella notte. Quindi l'illusionista che vince con i lupi deve indicare i ruoli buoni per non fargli usare il potere. Ok? Indichi il veggente quella notte non guarda nessuno. Indichi il cavaliere quella notte non salva nessuno. Ma cioè, l'illusionista a caso? A caso, okay. All'inizio sì, poi piano piano. Ovviamente con conosce i lupi, ovviamente. Facciamo conoscere lui perché siamo in 10. È ripetibile? Cioè posso indicare, si può indicare per due volte? Più volte la stessa persona. Lupo. Perché proprio me? Viene visto come lupo dal veggente. Carta dell'insinuo. Ok. Spieghiamo la cosa della insinuo sul potere. Ah, certo. Se voi avete un potere buono, quando aprite gli occhi, se Maggi vi fa così, non sta flexando, ma è perché... strano. Ma in realtà è che l'illusionista vi ha indicato. Okay. E quindi voi quel turno non potete usare il vostro potere. Però sono anche protetta? O... No, sei solo fregata. E che serve? È un potere negativo per i buoni. Ah, è okay. Positivo per i cattivi. Ah, ok. Lui è cattivo. Lui è cattivo. Dalla regia mi dicono che chi betta contro di... Cioè, per me è morta al primo turno, viene bannato dalla chat. Perfetto. Poi abbiamo il veggente. Veggente, carta del veggente canonico. Guarda ogni notte una persona, Maggi farà sì se è un cattivo, no se è un buono. Facile. Poi abbiamo il cavaliere. Il cavaliere lo facciamo quello classico. Ogni notte indica una persona, può indicare più volte la stessa persona, ma non mai se stesso. Ok, il bodyguard. Esatto, il bodyguard, sì. Assolutamente sì, il bodyguard. E lo salva se viene ucciso dai lupi. Ok. E poi abbiamo il rosicone. Mettiamo rosicone questo turno. Mettiamo il rosicone questo turno. Ok. Il rosicone, che è la carta del giustiziere. Ok, il rosicone è un giustiziere. Vince con i villici. Ok, vince con i buoni. Ottimo anno. Ok, è un buono. Il suo potere si attiva soltanto se di giorno viene eliminato al ballottaggio. Ok. Se ti votano e ti buttano via, tu rosichi. Rosichi, rimango in vita. No. Ne ammazzi un altro a caso. Cioè tu scegli un altro e muore pure lui. Al momento del ballottaggio. Sì, sul momento. Ma che brutto ruolo. Un ruolo di merda. Scusate ragazzi, il ruolo più bello di tutti. Ti ricordi l'illusionista che carta ha? Il sinuo? Ma un altro a caso. Quindi praticamente abbiamo veggente,
Rosicone e Cavaliere per i buoni? Sì. Un altro a caso o un altro che sta al ballottaggio? Ballottaggio. Il Rosicone no, può uccidere chiunque. Mi fai vedere il Rosicone? Rosicone è il giustiziere. Devo vale, vedere insomma, perché ho la cosa... io. Ah, qua c'è il giustiziere. È vero! Eh sì, queste sono so state... somiglia, sì, somiglia. Sì, certo. Illusionista, fammela vedere. Illusionista c'è scritto insinuo, le altre sono quelle, quelle giuste. Catwoman, praticamente. Sì. Volevo dire una cosa che non c'entra con Lupus, però è vitale per questa trasmissione. Su questa lavagna ci va solo il Top Donator. Il Top Donator, fino a prova contraria da quello che vedo, Madonna Santa. È Matteo! No, Jonas, no! Jonas, mi dispiace! Sto con Jonas, via! Io sto con Jonas, io sto con Jonas. Hai cancellato tutto. No, qua, pure ma perché l'avevi scritta? Era... tutto, tutto. Hai cancellato la mia bellissima scritta Top Donator, Gianluca. Sì, tutto. Ma perché? Perché? Ma questo mettiamo... è uno stupro, la mia arte. Ma l'insinuo viene visto come cattivo. Melodia. Io sto con Jonas, raga. Melodia. Okay. Oh, ma sto con Jonas, ma ha cancellato tutto. No, gli altri, Lupi e Illusionista. Cattivo. Vedete o no? La freccia, esatto. Vedete o no? Oh, grazie, allora, grazie. Grazie, Ugua. Il nome anche della carta. Allora, bravo. Sì, Maggi è preciso, quindi seguite, seguite Maggi e state tranquilli. Allora, tra l'altro tra i migliori beaters c'è pure il Gabrone. Mi fa tagliare sta cosa. Allora, distribuzione delle carte. Io volevo dire una cosa. Ah, prego, prego, prego. Volevo dire una cosa. Intanto che spaglio, distribuisce. Madonna, sì, devo prendere questi 30 secondi, li devo prendere. Allora, dato che dopo la partita dell'altra volta ho visto molto malumore in chat, ok? Ho visto anche persone che nella storia di Lupus in generale, dopo un po' magari erano titubanti addirittura a venire. Io voglio dire una cosa alla chat. Ma che è successo? Voglio dire una cosa alla chat. Io sono qui, no, l'ho messa là. Io sono qui per divertirmi. Bravo, ok. Bravo. Dico una cosa, aspetta, quindi a me non me ne frega un cazzo, cioè se io voglio trollare, se io voglio prendere la partita e buttarla nel cesso perché bravo, mi va, non mi interessa. E bravo, no, non mi interessa perché qua ma nessuno... Che è successo? Cioè io penso... Ma che è successo? Breve no, spiegazione no, l'altra per volta chi non ho ucciso Meliador, ho ucciso Meliador. Quando era confermato vabbè gente. Livio abbiamo capito sei una pippa però no, puoi no, fare no, quello che vuoi. No non è quello, non è per giustificare. No è giusto. È per dire alla chat ragazzi se volete bettare su di me sappiate sì, che può okay. succedere che ogni tanto la trollerò e nessuno vi leverà questa cosa perché io cioè anche questo vabbè, penso dai, Livio, valga un po' per adesso che hai visto la carta. Adesso che hai detto questa cosa interessantissima voglio continuare dicendo una cosa. Dicendo una cosa, secondo me questa partita si può fare senza che la chat veda. Senza? Secondo me si può fare questa partita, la chat non può vedere. No, raga, non taccio, ok? Fermo un attimo. Io sono qui, voi siete lì. Chi ha il microfono? Io, quindi faccio il cazzo che voglio. Una partita. La chat è... Una partita. Gioca con noi la chat, praticamente. Facciamolo, io... Ah, giocate con io noi. Se no sondaggio, dai, facciamo un sondaggio al volo. Sondaggio, beh, il sondaggio ragazzi, che è come vedere un film thriller. Voi ci non sta. Sapete chi è chi e quindi state in perfetta confusione come può stare chiunque di noi all'interno del a game, anche loro, voi ve la cillate. A loro non piaccia. Eppure per cambiare un po' di più, dai, ci sta. Bravo, magari Maggi, vedete una cosa citazione. Diversa. Facciamo un sondaggio perché decidete voi, quindi eccolo. Fate parlare Maggi che deve dire una cosa importantissima per il gioco, prego. No, a meno che non vi piaccia Hitchcock della serie non vi interessa scoprire il finale. Ma è il percorso la cosa interessante, no? No, no, ma la cosa, Hitchcock, la cosa non è che da adesso non la vedono più. per una partita giochiamo tutti insieme. Sto con Jonas. Vabbè, ragazzi, ha deciso Livio, basta, noi. Quindi è così. Primo round così. Secondo si cambia, grazie Ale. Ha deciso Livio, ragazzi. Parlo a nome puoi lasciare la chat. No, non quadra te stesso. Stanno a fare il sondaggio, dai, aspettiamo questo sondaggio. Inquadri tu, fai un po' di burle. Sondaggio che vogliono vedere. Però secondo me, se non fanno i pavidi, perché se vogliono sentire intelligenti, capito, sì, guardando. Sì, sì, cioè molti di noi, tutti, io penso che tutti quelli che stanno qui, stanno qui perché si vogliono divertire. Cioè, io non vengo qua per...
chissà quale scopo che cioè, io sto qui per vedere se, se non ci fosse la live verrei uguale, esatto, però se io non mi diverto secondo me non vi divertite neanche voi. Quindi prende, se volete prendere la cosa troppo seriamente per i punti rana, semplicemente non scommettete, ve li tenete, perché, perché i punti rana scommettere i punti rana è una cosa in più. È una cosa in più. Se voi li bettate, sapete, li potete perdere anche perché qualcuno fa una cazzata. Che può succedere? Punto. Ci sta, cioè, ci sta, ci sta. In realtà ci spiega molte cose anche in relazione al gioco d'azzardo. Però a proposito di punti rana, a proposito di punti rana, oggi investiteli bene, perché a breve usciranno i biglietti per il party. E con un tot di punti rana che vedrete nel luogo apposito che ignoro, non mi ricordo neanche quanti, tot milioni di punti rana, 5 milioni forse o 7, non mi ricordo, però potrete ottenere un biglietto gratuito. Vabbè, e ma tanto a morte poi... Livio. Vabbè, ma tanto gratuito fa più ridere. Vabbè, raga, poi io vi vendo quelli fake. Senso? Livio, ragazzi, non... 7 milioni. Serve nessun sondaggio. Ah, ecco, vedi, 5 milioni vinto, biglietto gratis. No, vediamo la notte, no. Vediamo la notte, no. Ha vinto Livio, ragazzi. Anche, anche il sondaggio democratico. La tecnica del pianto, esatto, ha funzionato. Non c'è, ho pianto, è per mettervi in guardia. Allora, ragazzi, per non fare le 4 del mattino, di io direi di cominciare. Non scommettete su di me, io potrei trollare. Ed è... notte. Ed è... è notte ora. Ma io devo fare questo. Sì. Tanto se non sanno un cazzo. Non riesco ad aprire il tizio. Se non lo sanno manco loro. Posso insultare quelli della chat durante il gioco. Magari magari sento, Marco, no? Marco, se riesci durante il giorno metti la chat sulle emoji. Lo so, però magari scrivono cose. Non vogliono. Vediamo noi, capito? Vabbè, vabbè. No, metti la chat delle emoji. Non so che inquadra io su Ermic. Ah, ma non inquadra la chat loro, no? Sì, però posso... vabbè. Ma ci sento. Vabbè, ma perché? Vabbè, lascia, dai. Ma ci sento. Inquadra lui, inquadra se stesso. Sì. Scusa, aspetta, qua ce ne stanno due di microfoni. Oh, mi sta in carta pecorino. Però io poi faccio le facce. Silenzio, silenzio, parola al master. Datemi un mic, però, voi. Dai, vabbè, ma tanto se parla male. No, però ma se parla Maggi, ma io sto qua inquadrato. Esatto, così. Allora no. Va bene, si comincia. Nel mentre tanto vi faccio il recap dei ruoli in particolare. Che l'illusionista apra gli occhi. Vi ricordo che l'illusionista, così lo spiego a tutti quanti nel mentre, nella mia, è la carta dell'insinuo, ok? L'illusionista indica una persona e quella persona non può usare il suo potere. L'illusionista si vede con i lupi. L'illusionista viene visto come un lupo e, come vi ho già detto, la carta è quella dell'insino. Grazie, illusionista. Chiudi pure gli occhi. Lupi. Madonna mia. Soul Goodman Twitch, 10 che euro. Grazie. I lupi, grazie, chiudano mio gli occhi. Grazie, lupi. Sì, mo lo dico, ecco. Oddio, quindi che succede? Che adesso illusionista e lupi, tutti e tre insieme, aprite gli occhi e vi guardate. Un lupo ci ha avuto un infarto, raga, una scena bruttissima. Ma cos'è che puoi fare? Sì. Puoi inquadrare qualcosa di magico, ne so, il mento. Il mento. Ok. Grazie. Grazie, bravo, lupi. Bravo. Grazie, vai, lupi. Grazie, illusionista. Adesso passiamo al ruolo del veggente. Perfetto. Grazie, veggente. Puoi chiudere gli occhi. Passiamo al ruolo del cavaliere. Grazie, cavaliere. Puoi chiudere gli occhi. Ricordo che il cavaliere è quello classico, nel senso che può tranquillamente proteggere sempre la stessa persona qualora lui o lei lo volesse, ma non può mai proteggere se stesso o se stessa. Ed infine il signor Rosicone, che ricordo essere la carta del giustiziere. Ricordo che la carta del Rosicone è il giustiziere, vince con i buoni,
viene visto come buono. E una cosa importante che dico, la dico adesso così per evitare scam, perché è una regola del gioco: se il rosicone si dovesse dimenticare che è un rosicone quando muore, cazzi suoi, io non glielo ricordo. Rosicone, chiude gli occhi e bene, è giorno. E oggi chi è morto? Io non posso morire, io non posso morire mai. Marco muore sempre, allora, povero. Oggi è morta la risata. Mettila, mettila. Morta la risata oggi. Oggi sono morti i miei coglioni. Beh, mettila, lascia. Tipo un video e con un sotto video. La voce. Un video, va bene. Della notte, che ne so. Decidete. Da YouTube. Sì, su di decidete. Sì, infatti, il... secondo me. Secondo me va inquadrato Maggi mentre mastereggia. Vabbè. Tipo, se inquadra Maggi, dici per come si muove, se gira. Che svizza. Ok, sì, ci può stare. Vabbè, tu tieni in una mano il microfono, nell'altra fai un one arm double biceps, capito? 42 sono tanti per me, che sorto, 1,65 e il sindaco di 42 è la risposta a tutte le domande. 42 sono centimetri giusti. Allora, adesso dobbiamo eleggere il sindaco. Okay. Ovviamente mi candido. Ok, allora vi potete candidare se volete. Il sindaco come funziona? Se verrete eletti, fino a quando avrete vita, il vostro voto varrà sempre doppio. Ok? Ovviamente. Quindi, si possono candidare anche i cattivi, chiaramente. Va bene, perché mi candido fa gioco. Anch'io questo okay. giro. Alex, certo. Candidata. Allora, io pure, Gianluca come candidata. Sempre. Quindi io, Gianluca, Alex, poi... Vai, Dexter, Emma. Per correttezza ve lo dico, devo fare una domanda a Maggi all'orecchio solo per capire. Okay, se, se, no, è una cosa. No, è una cosa se si può fare nelle regole. È una okay. cosa. Io non mi candido perché sono nuova in città, non conosco ancora bene, ma magari la prossima volta. Ah, ho pensato a una cosa che potrebbe non essere chiara, visto che il rosicone si attiva di giorno, non è influenzato dall'illusionista. Ah, certo. E cioè l'illusionista lo indica, il rosicone... No, l'illusionista non fa fare i ruoli di notte, ma il rosicone gioca solo di giorno, quindi l'illusionista di giorno non ha effetto. L'illusionista era un po' illusionare. A meno che... Cioè, dobbiamo decidere in realtà, dobbiamo capire a livello di meccanica quale tra le due cose, perché magari... Se viene indicato di notte, poi... E il giorno dopo non è... Però dovresti fargli aprire gli occhi per dirglielo, capito? Ogni giorno. No, glielo dice poi il master. Però a quel punto lo confermi. Confermi l'illusionista, più che altro, pure. Capito? No, l'illusionista può attivarsi lo stesso, sì, se no si spoilera troppo. Comunque. Si attiva comunque, cioè, sì, perché se no spoileri diciamo, l'illusionista vivo. Sì. A patto non l'abbiano ucciso i lupi, però. Va bene, allora, quindi candidati Gianluca, sì. Io, Luca, io. Emma, Alex e Maria. Io non mi candido e impedisco a Marra di forzare la mia candidatura perché è la mia prima partita con voi e io non ho perché intenzione di scoprire il mio gioco. Marra, ma mi ha superato questo passaggio, perché devi forzarla, mi scusi? Allora, scusate, solo perché è una votiamo donna. E votiamo tutti Maria, poi vediamo cosa succede. Allora, a partire, dai, votiamo. No, scherzo. Allora, votiamo a partire da... Va bene, mi candido. Oh, brava così! Giochiamo, devi farti guidare da me. Giochiamo scoperti, dai. Bene, allora Livio, prego, voti. Dexter. Ma io vorrei il discorso. Livio, non discorso. Non mi fai una volta felice. Vabbè, mai, discorso. In realtà. Io vorrei un discorso. Perché dovresti giusto. Votare me? Perché se io come faccio a decidere? Vabbè. Come faccio a decidere chi votare? Voglio un discorso. Vai. Ah, intanto Gianluca, ho incluso un'altra persona, quindi non temo il confronto. Okay. E mi sembra buono. Ci sono troppe persone. E poi dai, sono troppo carino stasera, quindi come fate a non votarmi? Cioè? Basta con questo patriarcato. Basta con il patriarcato. Le donne sono state invitate per un motivo ed è ora che sfondino il tetto di cristallo. Adesso mi hai candidato e so cazzi tuoi. Dexter annuisce, però. Io no, non voterò me stesso. Va bene, votiamo a partire da Livio. Aspetta, il mio discorso è: io non voterò me stesso. Ho sono un cambio. Una persona buona in questo villaggio e mi farò aiutare dalle altre persone buone, villici o gente con poteri affinché uccideremo tutti i lupi. Buono. Mi ritiro. Mi ritiro. Tu, Ale. No, ma lo volevo dire già da prima. Mi ritiro, ma non dico le motivazioni. Hai paura di perdere. Anche tu sei candidato? Sì, oggi sto proprio una crema, quindi voglio candidarmi per aiutare il villaggio. La domanda tecnica.
Le... Sì. Se tipo l'illusionista. Niente. Votate Emanuele. Rosicone. Beh, raga, grande, dai. Cioè, sono buona. A questa, in questo giro sono buona. E ovviamente porterò tutti i villici alla vittoria. Allora, l'unico problema è questo. Ci sono quattro donne oggi, no? Però io voglio dire lo stesso. Se volete il patriarcato, votatemi. Prego, Livio. Io apprezzo l'altruismo, quindi Dexter. Va bene, dai, Maria. Maria. Alex. Maria. I am, madonna. Guarda. Me stesso. Dai. Votiamo Alex. Marra. Ma come Marra? Ah, non. Ma come Marra? Dell'anno passato. Cioè, che devo fare? È abitudine. Vai, siamo a due ragazzi, ce la possiamo fare. Marra. Vabbè, niente, anche se voto me stessa. Anche perché io avrei votato me stessa, quindi. Spiace. Maria. Va sindaco. Bene. Erano due donne, era troppo difficile. Maria sindaco. Il sindaco. Grazie. Abbiamo votato un lupo. Dai, così. E allora, io chiedo la protezione del cavaliere. Maggi, ce l'avevi pure te già il microfono. Urlo di più, quindi devi proteggere me. Mancata, cavaliere. Lei. Difendimi. Cavaliere, è un lupo, non difenderla. No, no, difendimi, cavaliere. Chiedo la protezione del cavaliere. No, non rompere i coglioni. Anzi, chiedo l'allontanamento dei lupi. Va bene, cioè, lupi, fatevi i cazzi vostri. Dovete io difendere me. Dovete difendere vabbè, me. Vabbè, per il meme. Dai, si va, vabbè, si va a letto? Notte. Si va a letto. Puoi pure inquadrarlo, puoi anche inquadrare la chat direttamente. Vabbè, fai quello che te. Vabbè, lo fai tu, dai, dai, fai te. Allora, dormite. Eccomi. Aspettate un attimo. Vai Camina, una cosa del giorno, grazie. Brucia. Brucia. Brucia sto coso, perché se hai un minimo di mascara brucia. Va bene. Ok, avete tutti quanti la maschera addosso. Sì, molto molto bene, ci siamo, perfetto, ok, tutto a posto. Si parte, illusionista, apri gli occhi. Grazie, illusionista. Lupi. Grazie, lupi, veggente. Grazie, veggente e cavaliere. Prego. Grazie, cavaliere. Il rosicone non lo devo chiamare a quanto pare, quindi va bene così. È giorno. Mamma mia, battaglia Luca che si alza sempre. Questa sera. Attenzione. Ci lascia. Ci lascia. No, non è vero, ci lascia Alex. Dai, ma che cazzo, raga, ho detto proteggetemi. Non vorrei essere il cavaliere in questo momento. Non vorrei essere me questa notte. Che palle, ragazzi. Ma perché? Allora, perché? Il cavaliere ha un paio di no, facciamo così. Facciamo così. Per quanto riguarda questa partita, ok. Però, finita la partita, io agirò su voi. Perché poi le conseguenze me le becco io. Secondo me è tutta una strategia per far incolpare Livio. Può essere, può essere. Ben riuscita. Livio non stai aiutando in questo modo. Livio sembra talmente contento di aver ucciso Alex che accetta di sacrificarsi. Alex, possiamo vincere lo stesso. 1-1. Il nostro team può vincere lo stesso. Tra l'altro era pure buona, palese. Vabbè. Allora, secondo me, o Gianluca come al solito, o Meliador, che spesso ha detto non voglio confermare questo meta della protezione, diciamo di post dichiarazione. Oh, Marra con l'annessa frase dopo la partita ve la vedrete con me. Volendo per sì, sottolineare il fatto volendo tutti sì, tranne io. Vero, però ragazzi, secondo me questa è una conferma estrema della mia non colpevolezza, perché va bene Lupus, va bene i punti rana, va bene tutto, ma la mia vita vale un po' di più. Posso fare un'ipotesi assurda? Posso fare coming out. Anche quello. Ma facci, facci. No, l'ipotesi assurda. No, amore, tranquillo. L'ipotesi. Non mi guardare così, mi sei guardare. Sto facendo nulla.
No, la mia ipotesi assurda è che i nuovi arrivati non siano lupi, in quanto non avrebbero mai ucciso Alex per due ragioni. La prima perché si è comunque dichiarata buona, e poi perché, perché avrebbero pensato che il cavaliere l'avrebbe protetta. Vero. Cioè, questa nell'ipotesi in cui tutte e due le persone nuove... Quindi è Livio. Perché Livio? Però in realtà... Però hai le pupille dilatate, Livio. Io non ho fatto niente. Hai le pupille dilatate. Però in realtà questa cosa avrebbe senso in un contesto normale. Maria ha visto tutte le puntate di Lupus, ma non quindi sa bene la forza di Alex. E lei è il lupo. Io voglio aggiungere una cosa. Questa cosa decadrebbe da... Allora, io ci sto al fatto che sta di Dexter, perché effettivamente questa cosa regge. Però questa cosa decade dal momento che qualsiasi lupo alla prima partita si ritrova, per esempio, magari con un Marra o con un Livio, che magari indicano e non vogliono sentire nessuno. Io credo onestamente, quindi, che fare illazioni su chi abbia potuto uccidere chi sia porti a conclusioni totalmente sballate. Quindi io ce l'ho un'idea, in realtà. Io immagino, guardandomi No, la mia idea è la mia destra. In genere chi ha un'idea però troppo precocemente è sempre un po' sospetto. No. Sì, prossimo. Sì, molto prossimo. Troppo prossimo. Quasi dietro le sue spalle. Quasi. Io spero che Marra sia il veggente, perché da quello che ha detto Alex, per me lei era il veggente. Ed è palese che i lupi l'hanno ammazzata per questo motivo. Vabbè, non è detto. Alex vuole magari semplicemente giocare. Spero che sia Marra il veggente, che ha voluto tanta protezione stanotte piuttosto che lei, perché da come si è esposta Alex, per me Alex era veggente dentro la mia testa. Ma io non credo che però il veggente protetto. Si esporrebbe così. Ma Alex invece sì, perché lei vuole vincere, vuole essere protetta, quindi cerca di convincere il più possibile. Se vede che non convince, cerca di dirtele tutte, fino a che tu lo dici proprio e te vanno a fanculo. Quindi per me è così. I miei indiziati principali sono Meliodor e forse anche Dexter. Io comunque escluderei un Marra. Cioè, non sei un indiziato. Allora, io sto iniziando a farmi la mia idea, ma adesso non è il momento di lanciare accuse per quanto mi riguarda, quindi aspetterò il prossimo turno se sarò viva. Va bene, votiamo. Livio è un rettiliano. Livio è palesemente un rettiliano. State commettendo un errore. Non cadrò in pregiudizi. Marra. Perché sennò io devo saltare. Ah, io due voti, è vero. Pam. Sì. Marra. Ah, dobbiamo votare. Voto a casa. Dare il mio contributo anche da morta. Allora non rompere i coglioni. Emanuele. Chi è lupo? Chi hai votato? Lui. Va bene, mi fido di Ale. Marcol. 2-2, non so, buttiamo in mezzo pure meglio, dai. Famolo parlare. Tu ce ne hai 3 o 2? 2? 2 e 2 pure io. Maria. Meliodor. Come state messi? 2. Ho pareggiato tutti. Tutti pari. Meliodor. Marra. Emanuele. Quindi 3-3-3. Perché c'ho doppio voto di Maria. Sì, sì. Ah, tu stai a 4. No, basta. Però andate comunque in 3 al ballottaggio, no? Sì. E Dex, tu stai a 0? Sì. Dex. Ok, quindi siamo io,
io. Io, te e Emanuele. Prego, ragazzi. Allora. Ballottaggio. 2, 3. Va bene, ragazzuoli, allora, cominciate. Ci avete più o meno tra i 3 e i 4 minuti in base a quello che dovete dire. Chi vuole parlare, parli. Chi vuole fare finta di avere un ruolo? Che vuol dire? Tra loro due. Dai, 3 minuti. Io sono villico. Okay. Io soltanto dico questo. Io non so il ballottaggio soltanto perché ho detto un'informazione a tutti, perché magari tanti non potrebbero averla percepita. Il fatto che io sia qua è senza motivo. Perché anzi ho cercato di aiutarvi. Fatto che Alex mi abbia votato significa che effettivamente era reggente. E quindi sei il lupo? Io no. Posso essere buttato fuori se volete, ma non sono lupo. Sono un semplice villico. Secondo me il voto di Alex è l'indizio più grande che abbiamo attualmente. Il fatto che non mi abbia votato mi mette in una situazione di tranquillità estrema. Perché nel dubbio Alex mi avrebbe votato da cattivo. E 2 minuti. E forse anche Marra. Quindi è probabilmente l'unica cosa giusta è... Ma tu è pensi che la prima notte lei va a guardare me fra tutti? No, però il fatto è che sei al ballottaggio con me e Marra. Cioè, secondo me se Alex avesse un dubbio su me o Marra, voterebbe o me o Marra. Il fatto che non voti nemmeno Marra... Perché non sa che non si sia stata insinuata stanotte? Che non c'ha informazioni. Non c'è insinuo, c'è l'illusionista. No, ma può non avere informazioni, ma al massimo ha le stesse informazioni che abbiamo noi. Cioè, il fatto è che nessuno ha dato altre informazioni. Quindi stiamo votando a vibes. Se noi a vibes, se dobbiamo fidarci di un possibile veggente morto, ci fidiamo di lei, anche perché non sei al ballottaggio. Cioè, sai, puoi andare al ballottaggio te e Camilla, direi, boh, comunque sia Camilla. No, scusa, no. Perché io tra tutti... Camilla, non giocando spesso con noi, non è così... affine ad Alex. Allora il Alex e Marra, Camilla, non puoi affini? Rispondere. No, vabbè, sì, vabbè, però... guardalo male, però. Vai, passa un minuto, manca, fate parlare. Vabbè, in realtà, Davide, ragazzi, state parlando del sesso degli angeli, nel senso che non ha senso questo discorso. Non sappiamo un cazzo su Alex, può essere il veggente, come no, può aver visto una persona buona e quindi è indecisa sugli altri, quindi teniamo fuori questo discorso. Io ho un ruolo e sono buono. 30 secondi. Non dico altro. Va bene. Tanto volete aggiungere qualcosa? Da buttare fuori. Aspetta, aggiungo. Allora, credo che Maria possa essere cattiva. Si è tenuta indietro sulla candidatura da sindaco perché da lupo è più difficile. A un certo punto l'ho buttata in mezzo. E non è così stupida. È una persona molto intelligente da investire doppio voto su di me. Quindi da cattiva sa che io sono buono. Tra l'altro Alex, fosse il veggente, come ha detto Meriador, avesse un dubbio su noi, magari tempo avrebbe scaduto, avrebbe votato. E credo che Emma sia un altro cattivo. Vai. Forse illusionista. Giusto 10 secondi a Emma se vuole replicare. Io sono villico, sono tranquillamente sacrificabile se questo vi può far comodo, però mi dà fastidio che la mia ringa è stata una mia aiutarvi e una mia difesa, quando invece in realtà l'altra ringa è stata buttata fuori me perché sto con loro due. Questa cosa non mi va bene, vorrei giocare, quindi se devo buttare fuori qualcuno, Marra c'è il ruolo, buttate fuori meglio a sto punto, scusa, credo sia io. Perfetto, si comincia a votare a partire da Livio. Vabbè, non ti arrabbia però. Lele. Lui no. Gigino. A Lele hai votato? Sì, ci ha detto Lele. No. Gigino. Melia. Meliador al voto. Valeria. Passate il microfono a Valeria. Gianluca. Gianluca ha votato Livio? No, ha votato Livio. Buonanotte. Melia. Valeria. Lele. Lughino, io gli dai il microfono. Meliador. Camilla. Camilla tra me e Meliador e te. Meliador. E tocca a Maria. Quanto stanno? 3, 2, 0. Non posso dire nulla, vero?
Maria, io ti voglio tanto bene, non voglio metterti fretta, lo sai, no? No, il problema è un altro. Ho usato una captatio benevolenza. Mi è scema? Sì. Notte! Notte, notte, notte. Si va a letto. Tutti maschi. Sì, 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 Camilla. Sì, sì, Camilla. Mettila bene, Camilla. Brava ragazza, essa Camilla. Bravissima, Camilla. Ci siamo, siamo pronti. 3, 2, 1. Che l'illusionista apra gli occhi. Perfetto, grazie, illusionista. Lupi. Perfetto, grazie Lupi, è la volta del veggente. Perfetto, grazie veggente, è la volta del cavaliere. Perfetto, grazie cavaliere, Rosigone sta sempre lì, bene per i cavoli suoi. Signori, è giorno. Siete tutti con le mascherine tolti, carini, bene, bene. Signori, oggi ci saluta il signor Nessuno. Yes. Nice. Allora, io vorrei dire una cosa, perché prima mi è stata lanciata un'accusa da Marra. Io ho votato Marra perché era il mio primo voto, il mio voto valeva anche doppio, neanche me lo ricordavo, quindi l'ho buttata lì perché Marra in quel momento mi sembrava il meno sospetto. Comprendo anche perché lui possa aver sospettato il più sospetto. No, il meno sospetto, ho detto ti voto perché non sapevo chi votare. Cioè tu vuoi il meno sospetto? Ho buttato il voto pensando magari gli altri poi faranno il loro gioco e se ci saranno sospetti più... Ah, non ti ricordavi del doppio voto? Sì, vabbè, ma il doppio voto non doppio voto non ha molto importanza. Io ho detto, vabbè, sono la prima a votare, voto e poi vedo gli altri cosa fanno. Siamo tanti, non eravamo in pochi, quindi il mio voto non sarebbe stato decisivo se gli altri non mi fossero venuti dietro. Okay. Chi ti ha votato? E per il resto, vabbè, in realtà voglio sentire parlare te perché hai detto che mi sospetti, quindi vorrei un attimo capire. Perché ti dico la verità, io in realtà penso che tu sia buono, ma voglio capire un attimo se sei buono realmente perché voglio capire se giocare insieme, perché hai detto di avere un ruolo, quindi o stai fecando il ruolo oppure sei effettivamente buono e voglio capire perché mi sospetti. Tu hai informazioni sulla partita? Sì o no? No. Allora, perché prima dell'ultimo voto hai detto c'è un problema? Perché ti spiego, io tra tutti e tre onestamente avrei buttato fuori te. Però ma prima hai detto l'opposto, hai detto no, almeno sospetto. Tra i tre che erano al ballottaggio avrei buttato fuori te perché né Meliador né Ema mi sembravano sospetti e tu mi sembravi più sospetto fra i tre. Ma scusa, prima quindi, hai detto ti ho votato perché mi sembra il meno sospetto di tutti. O mi fai finire di parlare. Allora, tra io ho buttato il voto all'inizio. Poi, quando siete andati tutti e tre al ballottaggio, fra tutti e tre tu mi sembravi il più sospetto. Il più sospetto ovviamente su informazioni nulle, ok? Non volevo comunque buttarti fuori perché hai detto di avere un ruolo. E quindi non ho rischiato di buttare fuori un buono con un ruolo. E quindi io non volevo buttare fuori né Ema né Meliador. Però stiamo inquinando il pozzo, sono tutti discorsi che non hanno senso. Allora, Ema era palesemente cattiva, è diventato paonazzo appena è stato votato. Ema è cattivo 100%. Chi non l'ha votato è sospettissimo. Quelli che non hanno votato sono Gianluca che mi fa l'occhiolino all'inizio della partita e non riesco a capire. Sai per quale... Allora. Però aspetta, posso rispondere a Maria? In realtà questa cosa stavo per dirla io. Avevo sospetti per ovviamente per la votazione iniziale, ma... Tu hai ucciso Ema, quindi secondo me non sei cattivo. Appunto. Perché certo. Ema è cattivo. Lì allora, è buonissimo. Guarda, ci potrei mettere in mezzo pure io. Allora, mo ti spiego per quale motivo ti ho fatto l'occhiolino. Allora, io inizialmente ero più indirizzato su Davide, ok? Poi dopo il ballottaggio, ovviamente, ho detto il beneficio del dubbio glielo diamo, perché se dice che c'è ruolo e c'è posta pure che non dica quale altro. Davide è sospetto, secondo me no. Però dopo determinate cose... Io ti ho fatto l'occhiolino perché tu eri safe. Quindi safe ho pensato, tu agli occhi miei, tu agli occhi miei sei buono. No, okay? Perché se io facendoti l'occhiolino se Maria è per cattiva, farti vedere, se calcoliamo Maria è cattiva, io sono morto.
Se Maria è cattiva, sono morto. Non ma sono Maria safe. Ha ammazzato Emma. Emma aveva il mio voto. Però pensavo che un po' tutti votavano lui. Quindi ho detto: votiamo Meliador. Magari chi vota Meliador. Mi sono rotto i coglioni della gente che dice: io penso che sia buono e lo vota. Basta! Leviamo sta cosa! Basta votare quelli che pensate che siano buoni! Non ha senso, amici! È vero, no! È vero, no! Non ha senso! È buono, lo voto! Ma cos'è? L'occhiolino. Ma cos'è? Ma che vuol dire? Mi ha fatto l'occhiolino, ma questo non... Che cazzo? Ma non ha senso! Ma vaffanculo! Chi l'ha votato? Scazzatine, questo è per te. Che tu coglione! L'hai votato! A parte me! Tu volevo far sbilanciare. Allora, ti dico perché devo... Aspetta, ma perché devo sbandierare le mie tattiche? Se uno è safe al 100%, può essere che magari un lupo lo vota. Se quel lupo vede che un altro l'ha già votato prima di lui, si accoda per aumentare. Beh, io facendo l'occhiolino a Meliador e sapendo che lui è safe e magari immaginando che lui ha percepito la stessa cosa di me, ergo te faccio l'occhiolino così almeno dopo sta cosa tu te la ricordi, perché ai fini della partita vedo poi chi lo vota. Chi l'ha votato? Dexter, che mi ha stunnato. Che ha votato io Meliador. Volevo dire una cosa, io volevo chiedere questo. Allora io seguirò ogni cosa che dirà Gianluca. Adesso parlo io che sono il primus inter. Allora il tempo è finito, però visto che avete parlato in pochi, vi do un altro minuto aggiuntivo solo per chi non ha proferito verbo alcuno. Grazie. Aggiungo questo, dottoressa, mi dica. Vogliamo anche il non difendere chi chiede protezione, no? Ah, sta giocando sul meta, vuole sapere se il chiedere la protezione... No, dico, lui ha detto aboliamo il dire penso che sia buono e puoi votarlo, aboliamo anche il non difendere. Chi ma puoi... sono tutte chiacchiere. Va bene, grazie. Vabbè, comunque, come ho detto, un minuto e parla chi non ha parlato. Quindi Valeria, Dexter, sì, no, io volevo Davide chiedere... ha parlato poco, Camilla, prego. Volevo un chiedere minuto. Spiegazioni anche... sul tuo voto, amore. Ce l'ho? No, perché Meliador nell'arringa che ha usato è andato ad accusare Emma, ok? Che poi può essere pure che era cattivo. Però non mi è piaciuto come si è difeso inizialmente. E poi hai riconfermato tu dopo. Ah no, all'inizio a caso, ho votato a caso. Comunque io voglio dire che sto buono, Gianluca è buono e... Gianluca è buono. Bella quella faccia di Gianluca in sottofondo. Scusa, perché questa precisazione? È una vibes. Te sei buona pure, a vibes. Per me. Grazie, lo so, ma non ho capito perché questa precisazione di tirare in mezzo Gianluca. Io ho detto in questa partita io non ho informazioni, per cui dico Alex Nucci ci tiene a dirvi Gianluca. Questo. Tra l'altro, i miei sospetti iniziali erano su Meliador e su Marra, ma faccio un attimino un passo indietro perché secondo me il cavaliere ha protetto o Meliador o Marra. Poi sbaglierò. Vabbè. Amen. D'accordo. Grazie Dexter. Allora, o me che sono il sindaco. Allora, signori, il minuto è passato. Se Camilla e Davide vogliono aggiungere una chiosa a margine finale. No. Brava. Pure Emma mi sa ha parlato poco, no? È morto. Io dico solo Dexter palesemente cattivo. Certo, e io voterò Livio. Davide, 30 no, secondi. No, vai. Votiamo. Ah, perfetto. Allora, si vota a partire da Livio. Dexter. Meliador. Marra. Gigino. Marra. Valeria. Date un microfono a Valeria cortesemente. Brava Valeria. Gianluca. Perfetto. Dexter. Livio. Mazza. Gatto ricco mi ci ficco. Tocca a Davide. Meliador. Lele. Dexter. Camilla. Non c'hai bisogno, ce l'hai davanti il microfono, Dio buono. Lo prendo. Dexter. Alessia. Non è me. Alex, lo sai quanto io ti voglia bene, vero? Sa, questo si sente, prova, sa. Che col sedere. Spero che... Ti attaccate qua, tu tre spine. Sono stata io. Non lo so. Io non ho toccato niente. Si sente?
aspetta, aspetta. Vabbè. Alex, cantiamo in sottofondo. Al massimo devo stare. Sadaki, 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 sadaki. Ecco, vai, continua così per tutto il tempo. Sto ricominciato Sky. Vabbè, dai, ragazzi. Maria. Maria, devi votare tu. Dita in alto. Ricordo che Maria ha due voti. Io due, vero? Ma se io voto una persona che ne ha uno e quindi va a tre, vanno al ballottaggio in tre o in due? Se eventualmente tu lo metti uno a tre, quindi il tre. Ok, quindi possono andarne uno fra loro tre. Ma qua... sì, volendo sì. Livio, che non ha parlato. Io volevo andare al ballottaggio. Perfetto, allora ragazzi, vi do tre minuti, cominciate chi deve parlare. Siamo prego. Io, Livio. Io sarò molto breve. Allora, io in questo momento, se avessi un ruolo, lo direi, non ho un ruolo, sono un villico normale. Ci tengo a precisare una cosa perché ho accusato Meliodor inizialmente, perché Meliodor la sua difesa l'ha fatta dicendo Alex ha votato Ema, quindi se, presupponendo che Alex fosse la veggente ha votato Ema in quello, quindi occhio al voto di Alex. Questa è stata la ringa che ha fatto Meliodor inizialmente. Alex però ci ha messo tre ore per votare Ema, per cui... mi ha dato le vibes di sospetto per questo motivo, quindi ci tengo solo a dire questo. Per il resto non ho ruoli, né buoni né cattivi, senso villico semplice, e questa è la mia ringa. Ok, allora io dico sta cosa tanto... Aspetta, ma Livio c'ha tre voti o due? Tre. Allora io non sto al ballottaggio. Tre, due, ah, due. Ah no, solo... No, ok, sì sì, 3-3-2. Vabbè, sì, okay, comunque, okay. Vabbè, Dexter, te lo dico, morirai adesso, palesemente. E vabbè, ma sai che c'è? Ma non me ne due minuti. Cazzo. Io sono il cavaliere, ho difeso Marra, Marra si è salvato. E non ho difeso Alex, perché mi sono rotto il cazzo del cavaliere mi difenda. Col cazzo, col cazzo. Basta, volevo pure difenderti. Però hai detto, il cavaliere mi difende. Allora ho detto, allora no. E ho difeso Francesco. Perché ho detto, secondo me non puntano sul 50 e 50. Ho detto, punteranno Francesco. Però ho sbagliato. E... vabbè, comunque detto questo è buono palese, non serve che dici il ruolo che c'hai. No, 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 non devo dire nulla. Dexter morirà e poi dobbiamo capire Gianluca, Meriador, anche Camilla in realtà è rimasta un po' nell'ombra, quindi potrebbe fregarci. Ma in realtà pure Valeria e Maria è un po' un casino, perché allora no, vabbè, lo dico dopo. Per il momento va bene così. C'è dai, muoviamo. No, 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 non devo dire altro. Io tanto attualmente morirò e a prescindere comunque ci sarebbe illusionista. Avete che, un minuto. Non era leve. Quindi vabbè, io ho finito qua, però era un'informazione importante per dirvi che Marra è buono. No, riga, in caso riproteggimi stasera, stanotte, perché magari l'illusionista è morto. Infatti confido che l'illusionista sia stato. Vabbè, tanto comunque te sbranano, però... 30 secondi, volete continuare? Vai, vai, vai. Basta, allora si comincia a votare a partire questa volta da Maria. Sì, perché tu hai cominciato prima. Dexter, vai, ovviamente. No, Camilla. Perché tra te e Livio sembravate due lupi. Camilla, solo nome, ragazzi. Ti voglio bene anche a te, lo sai, Camilla. Dexter, Valeriuccia. Valeriuccina. Livio. E tocca a Gigino. Livio. E Dexter. Ci lascia zio Dexter. Non mi alzo. Signori, signore, notte. No, questo. Siete tutti con la massima. Camilla, hai messo la mascherina? Sì, Camilla. Ti voglio bene, Camilla. Brava Camilla. Si comincia. 3, 2, 1. Illusionista, grazie. Grazie illusionista, lupi. Grazie lupi, veggente. Grazie
Veggente, è la volta del cavaliere. Grazie, cavaliere. Il rosicone sta bene. Dove sta, signori? Giorno. Ci lascia il signore. Non è vero, sei morto stavolta. Chitta se in culo. Quindi Marra confermato buono. Muore Livio. Buono. Io devo fare una domanda a Gianluca. Avete 4 minuti a partire adesso, prego. Tanto Gianluca, perché hai votato Livio? Perché mi sembrate mi sembravate una coppia di cattivi, però devo fare mia colpa. Se volete votare, votatemi. No, no, vabbè, da io sono no, non ho manco un ruolo. Okay. No, no, pensavo fosse cattivo. Anche cioè, Valeria ha votato Livio. Pensavo che stava a Faiga in ballottaggio. Poi quando ho sentito lei ho detto bah. Io ho votato Livio perché volevo variare il voto. Siccome tutti eravamo partiti sulla cosa che dobbiamo uccidere Dexter, io lo sapevo che lui sarebbe morto. Io non ho ucciso Dexter perché pensavo fosse cattivo, ma perché se lui mi dice sono il cavaliere, mi dice ho protetto lui ed è buono, Dexter che ci dobbiamo fare? Appunto, era scontato che sarebbe stato lui. Ho detto voglio provare a dire Livio, che in quel momento era palesemente buono, ok? Per vedere se qualcuno mi seguiva nel voto. Ok. E mi ha seguito Gianluca. Livio, dopo di me. Dopo di me. Gli altri hanno votato tutti Dexter? Sì. Ok. Compreso allora, Meliador, ha votato Dexter. Secondo me... Allora, sei il veggente. Ok. Il veggente è vivo per un metro, tra virgolette, di magia, anche se è molto bravo e prende tempo, ci ha messo tanto. Sì. Chi ha visto? Camì, dice tutto. Allora, Meliador non è. È buono. Marra non è. Ok. Lei non era. Ah, perché al primo turno hai visto Alex. Il primo, sì. Ok. Hai fatto Alex, Meliador, infatti. Due da quattro. Valeria e Gianluca. Io sono Vinny. Vabbè, io, ok, io mi escludo. E poi, peccato che mi può vedere tranquillamente. Purtroppo, sì, vabbè, è il veggente. Ah, è il veggente, no, il cavaliere è morto, era Livio. Confermato. Ah, l'ha detto, scusate. Vabbè, vabbè, comunque allora. Aspetta. Andiamo al ballottaggio noi tre, c'è cioè il colpitore. Lui è buono e ne sono. No, c'è il lo sei, scusa, c'è il rosicone. Penso se può dire. No, io sono un villico. Ho fakeato per farmi illusionare. Okay. Allora, lei è buona confermata. Anche perché aveva già detto Meliador è buono. Però adesso assume un senso. No, vabbè, ma è 100%, perché se non era lei, era. Cioè io pensavo che era Alex. Io rilancio un'altra cosa. Secondo me è morto l'illusionista. Perché lei questa anche notte, secondo cioè, me. Secondo me l'illusionista l'aveva capito. Cioè, adesso non lo so se qualcuno è. No, lei ha guardato tutte e tre le notti, ne esatto. Ha dette tre. Ne è mai stata. È ah, tu dici l'illusionista non ha capito che fosse lei. Ma sì, anche perché tanto non hai altri ruoli. O puoi illusionare me perché ho finto. Beh, io sì, appunto. Ad esempio, io avrei illusionato te o me, e poi magari oppure, eventualmente Livio, ma manco perché no, Livio che no, perché sbranato. Livio lo sbrani, cioè. Ovviamente, quindi o vai su Camillo o vai su di me. No, secondo me regà, l'illusionista è morto, perché sennò l'avrebbe illusionata, cioè si capiva. Da si capiva, io per dire non io non avevo notato. Avuto assolutamente sospetti. Io non l'avevo Camillo. Notato minimamente, ma secondo me a questo punto fosse Alex. Pure perché non è che stava alla caccia, diciamo. Secondo me l'innocenza era è morta. Era la caccia, ma in silenzio. Maria, tu chi pensi sia il lupo? No, non è che penso. La matematica non è un'opinione. Lui e Livio era buono confermato e ha confermato te. Lei, vabbè, ti ha riconfermato, ma comunque ti aveva già confermato Livio. Ha confermato sì. Meliador. Io so di non essere lupo. I lupi sono due, sono loro due. Poi, vedetevela voi. Tu l'avevi capito che era io ho la certezza, certo. non ho sospetti. Lei ma ha detto Meliador è buono, cioè come ok, perché non ho fatto caso a quello. No, sì. A meno che Camilla non sta facendo un mastermind, no. Cioè, metti ragazzi, dubbi, ragazzi, aspetta, dubbi, fermi un attimo, cosa importantissima. Maria poteva uccidere Meliador. È quello dico. Quindi è buono. Cioè, a meno che ma davvero non era quello buono, ma secondo me era cattivo. E secondo me lei è la più buona di tutti. Io Gianluca è il più cattivo di tutti. A me, ti ho detto, a me potete buttare fuori tranquillamente. Sì, vabbè, non succederà questa cosa. Credo che Gianluca. Sì. Però comunque mandiamo Gianluca e Valeria soprattutto e poi Maria come terza. Sì. Allora, io vi dico, io non posso dare informazioni tranne che io le mie. Io purtroppo non ho un ruolo e non mi va nemmeno di sta a fare le fegate le cose perché non mi va. Io non ho un ruolo. Ok, però scusami, se tu
segui il ragionamento come ho fatto io, di, cioè, no, allora, lo capi- cioè io no, lo capisco, senso, ognuno parla per sé, a questo punto rimaniamo noi, eh sì, per me di conseguenza, se per te siamo io e Gianluca, per me siete tu e Gianluca. Capisci che le mie scelte sono state più da Villico e le tue scelte sono state più da Luvo. No, questo lo stai dicendo tu. Vabbè, io ho ucciso... E questa cosa mi fa tirare le mie somme. Ce la vedremo al ballottaggio eventualmente. Di là. Tocca a me. Vabbè. Gianluca. Maria. Tra Maria e Gianluca. No. Tra tutti, non tra anche me. No, io però ce l'ho. Vabbè, giallo. Vado in bagno. Valeria. Maria. Maria. Gianluca. Valeria. Quindi 3-3 sta a 2. No. Maria. Come state? 3-4. E Valeria. Allora, in realtà sono molto contenta di essere al ballottaggio, così posso parlare. Allora, avete 3 minuti a partire adesso, vai Maria. Io continuo ad essere votata da Alex e va bene, perché credo che mi sospetti per Meda, perché anche fosse stata veggente eventualmente, non avrebbe senso. Quindi credo che mi continui a votare per Meda e ok. Dal mio punto di vista, ripeto, la matematica non è un'opinione, quindi sono Gianluca e Valeria. Il problema adesso è che poi, vabbè, ho anche una considerazione sui voti dei morti, ma magari ci arriviamo dopo e voglio vedere un attimo le vostre arringhe. Devo scordare quello che dovevo dire. Cioè, per me sono loro due. Le mie scelte sono state per il villaggio. Gli unici a non fare scelte per il villaggio sono stati loro due. Poi votate come vi pare, cioè, voglio dire, i voti parlano chiaro e le mosse parlano chiaro. Io la seconda volta che ricevo questa accusa e non la capisco, quindi proprio questa cosa per me è estremamente sospetta. Non capisco il voto di Livio, ma Livio gioca a volte anche così. Per il resto, ragazzi, io sono un normalissimo villico, vi direi sacrificatemi, ma fareste... una cazzata. Scusami, io l'unica cosa che quindi... potrei per contribuire, allora, le mie sensazioni fino a mo sono state una merda, quindi ne manca di che dovete seguire le mie vibes. In più sono villico, quindi mi potete ammazzare tranquillamente. Io, se fossi fuori da questo sondaggio, sarei più indirizzato ad ammazzare Maria, perché secondo me Valeria non è assolutamente lupo. Grazie. Io non mi va di dirla sta cosa, ammazzatemi easy, perché comunque nella situazione bisogna comunque stare attenti alle decisioni che si prendono. Vi posso dire che sono solo un villico e non mi piace il ragionamento che fa Maria, perché per me è molto sospetto. Il mio ragionamento non è un ragionamento che faccio io, cioè, allora, scusate. Sì, ma Camilla... le scelte fatte per il villaggio, cioè, lo abbiamo fatto, cioè, nel senso, non la ma non è che io mi baso cosa. Solo su quello, un io minuto. Mi baso sul fatto che siamo rimasti in 3 ad essere sospettabili, ok? Sì, io sono la prima ad essere sospettabile. Questa è un'accusa in più. Perché? Tu hai detto, io sono l'unica che tra noi tre ha fatto le scelte per il villaggio. Persona. Secondo chi? Secondo te? Secondo me sì. Secondo me posso parlare. Ma non è non è una verità oggettiva, capisci? No, la verità oggettiva però è che siamo rimasti in 3 ad essere sospettati. A meno che, ma nessuno si è fatto avanti. E Alex, che poteva essere l'unico veggente, non ha votato Camilla. Per me è una accusa sospetta. Cioè, è un'aggiunta sospetta che fa crescere i miei sospetti. Ma i tuoi non dovrebbero secondi. Essere sospetti, perché dal mio punto di vista è una certezza che voi due siate lupi. Se io sto seguendo il ragionamento di, ovviamente, in cui Camilla è veggente. È una certezza che noi siamo lupi, tutti e due. Sì.
Ok, per me è una certezza che tu sei cattiva, 100%. Ma infatti, paradossalmente, dal tuo punto di vista, tu dovresti avere la certezza che io sia lupo. Sì, ce l'ho. Adesso ce l'hai, prima non ce l'avevi. Infatti. Grazie che mi hai levato i dubbi. Allora, tempo scaduto, avete parlato tutti quanti, si vota a partire da lì. Marta, quello che cazzo, mamma mia che uomo. No, ma con quel cappello, sì, a partire da lì, no, che ho visto quel cappello là così. C'è il piccolo chimico swag qui a casa. Justin Bieber, 2015. Siamo io e Davide, no? Sì, votate voi due. Ma possiamo parlare o votiamo? Non lo so. Beh, in teoria. Vabbè, possiamo pure votare. Intanto votiamo, io voto Maria. Io voto Gianluca. Ok. Possiamo parlare? Vabbè, adesso vi avete un minutino per dirvi vabbè, le vostre... ma anche meno, anche meno. Cioè, nel senso, vai, dimmi perché Maria. Io... Credo che Valeria sia buona comunque. Sì, Valeria. Scusate, buona. Questo vuol dire che Valeria è libera di votare, esatto. Adesso. Okay. Ah, sì, adesso sì. E poi votiamo in tre. Vabbè, io direi che se vogliono loro fare una ringa di nuovo di un minuto... Io rimango con quello che ho detto prima, ammazzate, cioè, lei. Per me Gianluca. Ammazzate lei e secondo me ci sono buone probabilità di vincere la partita, se poi... No, ma pure Camilla deve votare. Ma regà, ma che sta... Ah, ma allora aspetta, no, ricominciamo, no, ricominciamo. Allora. Io sono villico, cioè che volete che vi dica? Ah, è vero, mi sono scordato pure io di No, perché non l'ha citato Meli. Sì, Meli, Maggi. Allora, ricominciamo. Torniamo con loro tre, al ballottaggio, scusate. Sì, voti sono... Stand by, Valeria, Maria, Gianluca, prego. Io voto Maria. Lui ha votato Gianluca, tocca a Gianluca. Maria. Ok, muore Maria. Muore Maria. Notte. Si va a letto. Vai Luchino, vai Luchino, metti l'occhialino sopra, quanto sei bello Luchino. Ci siete? Siete pronti? 3, 2, 1, si comincia. Illusionista. Grazie, illusionista. Lupi. Grazie. Lupi, veggente. Grazie, veggente. Cavaliere. Grazie cavaliere, Rosicone va bene, aprite tutti quanti gli occhi. Muore Camilla. Allora vabbè, io ho votato Maria perché nel dubbio, visto che tanto abbiamo un altro turno, volevo uccidere chi aveva due voti. Doppio voto ci può stare, okay. Infatti era la domanda che ti avevo fatto. Quindi per sicurezza... Adesso uccidiamo Gianluca ovviamente. Adesso sì, uccidiamo Gianluca, ma in realtà abbiamo vinto perché... Camilla ha visto uno di loro due, quindi Camilla voterà per forza il lupo. Quindi sì. Nel momento e aggiungo in cui un ulteriore dettaglio. Aggiungo un ulteriore dettaglio, a me, se posso. Dei punti non me ne frega nulla, però se ammazzate me abbiamo quindi è Valeria. Io voglio dire, io non sono lupo. Prima hai detto che Valeria era palesemente sì, buona. Per è lei buona. Quindi. Per me è buona. È lei quindi, no? Che vuol dire per me è buona? Raga, io siamo io, rimasti noi io quattro già lui. Io sono l'unico confermato buono e merito è confermato da Camilla. Oh, Camilla finge, ma è morta stanotte. Allora, se ammazziamo me e la partita è finita, è persa per me. Quindi è Valeria. Uno di voi due è il lupo per forza, Gianluca. Ma vi semplifico il lavoro. Io sono il rosicone. Quindi mandatemi al ballottaggio e quindi in qualche modo lo uccidiamo, Gianluca. Vabbè, ma... Uccidetemi, me lo porto vogliamo, nella tomba. Vogliamo me. No, vabbè. Mandiamo Gianluca e Valeria e pace. Allora, io voterò quello che vota. Vabbè, ah, sì, ovvio. Votiamo. Okay. Camilla. Tanto ciao, si parte da lì, no? Allora, si parte da Maria a votare, no, Maggi? Si parte da Maria a votare, vero? Far no, domanda, aspetta, è importante. Da chi si parte a votare? Da Livio? No. Vabbè. Sei sicuro? Vabbè, ma tanto votiamo poi... Voteremo anche a comunque, là. In generale, mandiamo loro due. Poi, in base al voto di Camilla, vediamo. Con tranquillità. Camilla ha visto me e sono buono. Camilla ha visto Marra ed è buono. Camilla questa notte ha visto o Gianluca o Valeria. Se ha visto il buono, voterà l'altro. Se ha visto il buono, cattivo, vota il cattivo. Se ha visto il cattivo, no, vota il cattivo. La competizione, aspetta un attimo.
Ma non mi viene in mente nessuna. Ok, grazie. Maggi, super preciso. Sto provando a spremere i meningi perché fino a mo' non me ne è fregato un cazzo. Però mo' mi sta salendo la competition. Gianluca, sei stato frecciato, mi spiace. Vabbè, vai, ammazzatemi. Oh, no, Gianluca, no, vabbè, ci sono dici, tre minuti. Chi è Valeria, diccelo se pensi che... No, ragazzi, sono io il lupo. Vabbè, dai, votiamo, sono ragazzi. Sono io il lupo, votatemi e ammazzatemi. Sono io il lupo, tu mi hai visto a me di notte, Camille. Tu è mi hai morta, visto a me, sono io il lupo. È morta. No, è morta. Non è giocare morta con i morti, Gianluca. Esatto. Allora, vabbè, l'unico dubbio, folle, illusionista, lupo. Sì, sì, però insomma mi sembra molto strano. No, Gianluca illusionista che adesso si sta tirando in mezzo facendo cacciare lupo, ma comunque dobbiamo mandarlo loro due, sì, e poi vediamo. Let's go. Volete, non volete continuare? Avete un po' di tempo? No, no, se non volete continuare si comincia a partire da Livio. Gianluca. Gianluca, Livio. Valeria. Gianluca. Non credo tu possa fare. Microfono a Valeria. Ho capito che hai votato. Valeria. Gianluca. State a 3-2? Due pari? Gianluca. Davide. Valeria. Marra. Tocca, non gli dacci l'air il microfono. Ah, Valeria. Ok. Gianluca. Vabbè, uguale, Valeria, Gianluca. Valeria. E Gigino. Ah. Oddio, ma perché ammazzate me. Dai, 3 minuti a partire adesso. Io non ho capito perché Camilla mi ha votato. Non dica nulla. Non c'è bisogno, ma non c'è bisogno che dici nulla. Ma ammazzano me. Io, raga, io sono, non ho capito perché mi ha votato. Dimmi tutto. Scusa, non posso parlare. Dai, raga, parlate. Io sono villica. Cioè, sono villica. Non so che cos'altro dire. E sono ossunnata dal voto di Camilla. Avete ancora a disposizione? Non voglio aggiungere altro. Ma sei palesemente buona, sono io il lupo. Ragazzi, se avete ancora a disposizione del tempo, se no, se non volete, come si comincia a votare a partire da Davide? Fate Bobbis. Volete parlare ancora? No. Gianluca non vuole parlare. Valeria non vuole parlare. Davide, è la tua volta. Date un microfono a Davide che comincia lui a parlare. Vabbè, tanto siamo io e Meriador, no? Vabbè, votiamo uno diverso a testa e poi parliamo? Sì, così, sì, per un po' di content. Gianluca. Va bene, Valeria. Ok, parliamo. Vabbè, dai, parlate. Allora, l'unica opzione folle è quella che ho detto prima. Illusionista lupo. Allora, sì, cioè... Camilla ha votato Valeria, ma ridacchia, quindi potrebbe essersi sbagliata, non so come. Allora, vabbè. Nel senso, secondo me, se tu sei stato illusionato, cioè se tu da gente viene illusionato questo turno, voti o me o te, per far capire che sei stato illusionato. Quindi, ma secondo me comunque secondo sì. me non è stata illusionata, quindi se non è stata illusionata, non c'è illusionista. Quindi in realtà, cioè, se c'è l'illusionista, lei è stata illusionata. Se non c'è l'illusionista, lei non è stata illusionata. Se è stata illusionata, sono in due. E lei però ha votato Valeria. Cioè votare Valeria significa dirci che è il lupo. Che è il lupo. Perché ha visto Gianluca è buono, ha visto Valeria è cattivo. Quindi ha visto qualcuno. 20 secondi. Altrimenti avrebbe buttato il voto da qualche altra parte. Però ride, un po' paura. No, questa è la versione logica della cosa. Poi c'è Camilla, quindi adesso... Allora, tempo scaduto, il minuto è scaduto. Non so se vogliono parlare di nuovo i... Anche tu, Gianlu? Ragazzi, arista a voi. Perché a livello di voti, cioè Gianluca è stato il più cattivo possibile durante la partita. Ok? Però... Vabbè, si vota, partire da te. Vota Meliador. Vabbè, io mi fido della logica, quindi voto Valeria. Davide. I got a dream or... Andiamo a morire, ragazzi. andiamo a morire. Esatto, bravo Liv, bella cheat. Ragazzi, io non posso fare niente. Chi voti, quindi? Devi dar nome, lo devi rendere ufficiale. Hai aggiustato tutto? Io voto Gianluca. Allora...
Aspetta. Allora, vi ridò... tentativi, grazie Domi. Ah, oh, buono. Allora, esatto, vi ridò 30 secondi per parlare. Sappiate che questo è l'ultimo tentativo che avete. Al quarto tentativo è stallo e comunque vincono i cattivi. Io ogni volta che vengo qui sento di aver bisogno di un terapista. Questo perché a volte io rifletto profondamente sui limiti della mia mente. Vero? Livio ride. Però giuro, cioè nel senso, a volte credo di essere proprio stupida. Però bello, sì, mi piace giocare al lupus con voi. Sono villico comunque. Allora, ci sono altri... Vabbè, Gianluca, se vuoi, 20 secondi. Gianluca sta dicendo... No. Si comincia a votare di nuovo, a partire da Davide. Davide, sappi, te lo ricordo che è l'ultima... Dai, cioè, ricordati che ti amo. L'ultimo tanto. Ricordati che ti amo, Davide. Secondo me Gianluca è il lupo, dai, uccidiamolo su. Gianluca, vaffanculo. Gianluca. Muore Gianluca. Adesso ve li sbattete al culo i vostri punti, rana. Vincono i villici. Sì. Allora è successo Camilla, questo. Camilla, che cazzo hai fatto, Camilla? Mi hai fatto rischiare, sono andato. Io proprio un secondo prima ho detto vabbè Valeria, vado Valeria. Ho detto no. Allora, non posso. Parlo. No, ma infatti non dico senza. No, ma che non dire? Dico sapere la verità. Dico senza dire. No, dico senza dire che semplicemente io in quanto master non aiuto nessuno. E di conseguenza alcune scelte che vengono ho capito io. Vabbè, non diciamo. Il master è fuori dal gioco. Il master non influisce le volte del gioco. Punto. È un'entità il mal. Il master accetta le cose. Era lascia il libero arbitrio. Posso fare un commento? Allora, la partita l'ho buttata io quando ho ucciso Livio, perché la scelta di uccidere Livio è stata mia. No, perché non pensavo che io pensavo Alex fosse il veggente. E quindi ho detto a questo punto uccido Livio e poi... Raga. Io pensavo che il veggente fosse o Alex o Mar. Raga, Camilla Palese... intelligentissima, che strumentalizza l'uccisione di Lele per usare la scusa di essere buona. Ha ucciso lui. Ale, possiamo sapere tutti i ruoli, gentilmente? Silenzio. Confermamelo. Ruoli. Ma tu come cazzo fai? È tornato, okay, sì, okay, sì, okay, sa, okay, sa. Okay. La. Allora, recap, allora, informazione servizio, ve stacco le mani se toccate i cavi, Architano che è impazzito, né cavi né prese, tacci vostra. I piedi non toccate, no, non dovete toccare nulla. Ma soprattutto nessuno tocchi Architano. Recap ruoli, illusionista, Lele, Lupi, Maria e Gianluca, veggente, Camilla, Cavaliere, Livio, Rosicone, Davide, Marra. Ti ha ucciso il tuo amico.
Oh, dai, parliamo un po' a chat. Dai, che ci ha detto bene oggi. Che ruoli volete? Che io sto qua, Jim, perché sennò picchio Livio su GTA RP, quindi meglio così. Guarda, guarda che ora, cappello c'è. Non diremo cosa è successo durante la primissima notte. No. Perché era una mia tattica. Esatto. Okay, io... avete visto che io mi sono alzato, sì. No? E quindi voglio qualcuno ha detto: vabbè, Flip ci avrei un ruolo buono, ruolo. Perché loro non sapevano un cazzo. Bel ruolo. Questo round ci ha fatto capire a tutti noi qua che Maria è intelligente. E che loro soprattutto fanno tutti i fenomeni quando vedono da casa. Come fanno non arrivarci? Boh, boh, io boh, boh, ho buttato la partita. Poi vedete quando non vedete pure voi. Questo non è per darvi dei stupidi, è per dirvi state calmi, porca madonna. Chi non avesse capito cosa è successo a suo tempo, quando è cominciato il gioco, io dissi: se il rosicone si scorda che è il rosicone, per fare un esempio, cazzi suoi, non è che io glielo ricordo, ok? Ora interpretate queste mie parole per capire che cosa è successo ad un certo punto. Il master non esiste, l'autore è morto. È stata una bella partita, cioè, e non interviene. Bella... È successa una cosa. Chi era il rosicone? Che bello alla fine. Beh, e che c'entra il rosicone? Lui è morto de notte. Poi se... no, è un'altra cosa. Un'altra cosa è successo. No, è successa un'altra cosa, ma vabbè, pazienza. Vabbè, va bene così. Va bene, va bene così. No, ma guarda, cioè, in realtà, ma io ho capito, diciamo, l'errore, ma alla fine... No, Barbara, mai. Io parlo con i miei amici. Io mi sono convinto mie amiche. Che Gianluca fosse... Pupu, dove sei? Tanto per una questione di... Ti controllo, Pupu. Era palesissimo. Sì, cioè... ma mi faceva... Raga, mi faceva l'occhiolino dal primo turno. Ma che cazzo fa l'occhiolino? Guardiamola. Ho votato Velador, ho fatto l'occhiolino, no? Sì. E tipo pure sta partita Girgia, c'è stato qualcuno Girgia, ma c'hai sempre voto quello Girgia. Perché buono Girgia, perché non t'alleni, cioè, top, palesemente strumentalizzato, non t'alleni Girgia per pararsi il culo per tutta la Marazzi, ti vedo Marazzi, però in realtà era una bella giocata, cioè io quel turno avrei ucciso Gianluca, non e si è messa sulle difese. Mi sono stupito che è morta lei, pensavo di morire. Si è messa sulle difese. Ma io vado a riuscire. Quando Davide all'inizio l'accusava, quando quindi si è dovuta costruire un alibi. Ho votato Livio, dai. E l'ha confermato quando ha detto: Ale mi vota per il meta. Ci può sta, memory, ci può sta. Ci sta. Perché è talmente palese che ho detto: ma magari tutti i giorni cerca di difendere il vero lupo. Io volevo poverina, volevo mettere in mezzo Valeria. No, facendo vedere. Ah, io dicevo: no, ma Valeria è safe. Ah, faccio mio, va bene. Spalleggiavo, essendo super sospetto. Sì, anche io occhi funzionava bene, soltanto che quando diventava sospetta c'aveva Camilla era il veggente, sì, perché era il sindaco, cioè io l'ho uccisa, ma a me gli ha dato un teso in culo sotto del fatto che era il sindaco. Lore, ti vieni con me, ti insegno io. Come è andata con i punti rana? È andata bene? Chi ha vinto? Ciao Giovi, bravo Nesh, ha vinto la felicità. Abbiamo imparato molto con questa partita, soprattutto ho ripetuto di prima. Soprattutto cosa abbiamo imparato, Livio? Abbiamo imparato che... Livio, ma perché cazzo mi hai votato? Abbiamo imparato che Livio è un pezzo di merda. Sì. No! Vabbè, questo non è che... Vabbè, sì. Questo non Livio, Livio, perché mi hai votata? Per mandare tutti e tre al ballottaggio, nessuno era sicuro. No, aspetta, no, non era quello. Non era quello, Livio, cioè in realtà lì bisognava mandarne due e non tre, perché bisognava vedere il voto di quello che lasciai fuori. Le sex worker erano in onore, meno male che io ero l'unica che aveva capito che Maria era cattiva, che quello che rimaneva fuori poteva incularsi col voto per capire chi era il cattivo. È una bella loggia, a me non me ne frega un cazzo, ma che me frega. Tenetevi lontana Alex Mucci. Abbiamo vinto. Imbecilliti. Ma sì, vogliamo mischiare un po' le carte. Queste ragazzi, sono partite belle, divertenti, vedi? Mischiamo un po' le carte in tutti i sensi. Ciao ragazzi, come state? Grazie Giorgio. Chi volete in chat? C'è qualche ruolo che volete un po' di più, ragazzi? Allora, qualche ruolo che desiderete? Effettivamente Emma suggerisce il ritorno. Maria è questa, Camilla. Il ritorno della prostituta. E non la tenesse così, si smagnetizza. Ma perché la vuole fare lui? Magari sì. Allora sì. La prostituta. Della prostituta. Il ritorno della prostituta. Io la farei volentieri. Oh, finalmente un po' di fregna. Oh, dice un ruolo femminile. Ma non è detto che la prostituta abbia la fregna, No, io da qualche propongo... parte si entra comunque, ovvio. Diciamo che la figa nel culo c'è da montare. Io proporrei anche l'indemoniato. Ma l'indemoniato classico, dici? Ma no... Eh no, ma cioè, qualsiasi ruolo cattivo è un indemoniato potenziato. Quindi, secondo me in 10 no. Cioè, vogliamo mettere il boia? Se può fare, sì, possiamo mettere il boia. Facciamo boia, giustiziere,
E volevano la prostituta. Sì. Vogliamo la prostituta? Si dice sex worker, Marra. Si dice sex worker. No, ho autorizzato Davide a chiamarmi puttana. Ah, ok, ha sdoganato. E allora, aspetta, ci sono tutti? No, manca. Ma troppo grosso. Vabbè. Spieghiamo un attimo i ruoli nuovi e basta. Allora. Il ruolo cattivo, che è sempre la carta dell'insinuo, questo turno sarà il boia. Il boia, si vede con i cattivi, come anche era adesso per l'illusionista, una volta a partita, indica una persona e dice che ruolo ha. Cioè, villico, veggente, cavaliere. Se la zecca lo ammazza. Una volta a partita, una volta a partita. Ma davanti a tutti? No, di notte, solo a lui. Che devi fare? Brava, brava. Se lo azzecchi lo ammazzi. Sì, se raga, sbagli, muori. Battiamo i piedi così non c'è meta, perché sennò è una merda. Io sento tutto. Ok. La carta è insinuo. Sempre quella, la carta cattiva. Poi abbiamo il veggente classico. Insinuo, quindi è quello l'illusionista. No, l'insinuo è questo, è il boia. La carta dell'insinuo. Esatto, adesso è il boia. Allora, vieni su come cattivo. Delle cose da master. Ok, il boia. Ok. Poi abbiamo il veggente classico, il cavaliere come prima, e poi al posto del rosicone giustiziere abbiamo la prostituta. Che fa la prostituta? La prostituta di notte sceglie una persona e va a dormire da quella persona. Al posto del giustiziere, del rosicone, sì. Ok, la carta è quella di Alex, la carta. E di notte indica una persona. Indica una persona e va a dormire a casa di quella persona. Che vuol dire questo? Vuol dire che se i lupi provano a uccidere la prostituta, non la uccidono perché non la trovano. Ok? Però se uccidono la persona da cui va la prostituta, aspetta, il camion non mi sta a sentire. Sì, la prostituta che cosa fa? Ok. Va a dormire a casa di un'altra persona. Ok. E che serve questo? E fin lì lo sappiamo. Ah, se vai a dormire a casa di un lupo, muore. Viene pagata? Viene pagata con la vita. E se va a casa di un lupo, muore. Il lupo o la prostituta? No, la prostituta. Ah, okay. Minchia, quanto è forte sta prostituta? Io sarei fortissima. Non lo sfianchi. E se invece va a dormire a casa di una persona che non è un lupo, non succede niente. Ok, quindi lei si cade lì. Se però i lupi provano a uccidere la prostituta, non la uccidono perché non la trovano. Ok? Cioè, la prostituta non può morire indicata dai lupi. Ah, ok. Quindi loro indicano, ma lei... E non c'è nessuno, esatto. Però, se indicano la persona da cui vai a dormire, morite in due. Quindi il top è se tipo va a casa del lupo. No, muore. Se va a casa del lupo, muore. Il top è se vai a casa del boia. Perché il boia non viene uscito dai lupi, ma sì, lei sì, non okay. muore. Come hai fatto te l'altra volta? No, io non l'avevo giocata mai. No, cioè, ho il top è che puntino lei. Non muori, solo se vai a casa del lupo muore. No, il boia come muore? Cioè, la prostituta può ammazzare il boia. Il boia è un ruolo cattivo. Cioè, può essere la prostituta può ammazzare il boia se va a casa del lupo. Non muori. Sia io il boia che io. No, non muori. Tu muori insieme alla persona che indichi solo se i lupi uccidono quella persona. Cioè, io sono la prostituta, vado a dormire da Emma, ok? I lupi ammazzano Emma, moriamo tutte e due. Ok, che c'entrava il boia? Già. No, sì. Perché il boia non viene mai ucciso dai lupi, perché è il cattivo, no? Ok. Quindi si salva se va dal boia e il top, oppure che indicano lei, perché non muore nessuno. Sì. È vista buona, sì. Il boia è visto. Quindi c'è il boia e la prostituta come ruoli. Il boia con la carta dell'insinuo. La prostituta è la mia carta, quella della... La carta del giustiziere, il boia è la carta dell'insinuo. Vabbè, li ridico io, dai. Sì, ridilli, perché... Poi piano piano li ridico tutti. Vabbè, se sulla carta c'è una figa estrema, quella è la prostituta. Okay, ovvero io. La prostituta, ma che c'è scritto? Giustiziere. Giustiziere. Okay, giustiziere e l'insinuo. Questa cosa è già fatta. Ok. La, il resto si guardano lupi e boia. Manca qualcuno. Lupi e boia si guardano. Okay. Vengono visti come cattivi tutti e tre. Il cavaliere normale o cantante? Lo sa la mascherina una qualsiasi. Grazie. Top. Ah, qua va levata la chat. Marco, che vedono? Ragazzi, vedono mo? Come prima. Può difendere il giro tra se stesso. Anche la stessa più volte, non se stesso. Ah, ovviamente il boia significa che lo ammazza. Cosa? Ah, beh, certo. Il boia può uccidere qualsiasi ruolo, anche il lupo volendo. Anche il lupo. Sciò.
Vuoi vedere la mia carta? Chissà. Chissà. Una carta importantissima. Quindi, chissà. Allora, devo puntuare, cioè, il mio deretano. Adesso. Sì. Adesso la chat vede, noi no, quindi bettate dopo i ruoli di notte, durante la prima notte, quando facciamo vedere i ruoli. Signore, signori, perfetto, si va a letto. È questa rosa? Maggi. Ok. Hai messo a posto i capelli, Camilla? Perfetto. Allora, signori e signori, si ricomincia nel mentre. Mi prenderò un po' più di tempo perché così rispiego i luoghi, i ruoli, sia per voi, per chi non li ha capiti, in chat, ok? Quindi si comincia con la prostituta, che vi ricordo essere la carta del giustiziere. Oppure dovrei dire oh. Grazie, prostituta. Faccio un piccolissimo recap. Adesso capite, sarò velocissimo. Allora, la prostituta sceglie una persona X a caso durante la notte e va da questa persona. Da qui si aprono quattro strade. Opzione A: se uccidi lei in quanto lupo, lei direttamente non la trovi, perché lei si è spostata, non è più a casa sua, tra virgolette. Ok? Opzione B: se la prostituta va a casa del lupo, la prostituta muore perché è andata a casa del lupo. Opzione C: se uccidi la persona da cui è andata la prostituta, si muore in due, quindi muore sia la prostituta che la persona da cui è andata la prostituta. Opzione D: se il boia la riconosce, a prescindere dal fatto che stia a casa sua, a frattocchie o a cerveteri, muore comunque. Ok? E se va da Maggi? Da me si potrebbe venire, però io sono super partes. La caccio, semplicemente mi dispiace, dico grazie, fai un bellissimo lavoro, ma non posso. Quindi, grazie prostituta. Maggi ipocrita! Quindi, ci siamo, abbiamo fatto tutto quanto, adesso che i lupi aprono gli occhi. Grazie lupi, che il boia apra gli occhi. Allora, boia, in questo preciso istante rimani con gli occhi aperti perché ti devi vedere con i lupi. Vi dovete riconoscere e vi dovete dire quanto siete belli, carini e coccolosi. Ricordo che il boia, nel mentre, è la carta dell'insinuo. Il boia si vede con i cattivi, il boia viene visto con i cattivi e soprattutto, cosa importante, che ruolo fa il boia? Il boia dice che ruolo ha una persona X. Può utilizzare questa super mossa, chiamiamola così, una sola volta a partita, quindi non una volta a round, ok? Abbiamo fatto un piccolo recap anche del boia. Lupi, chiudete gli occhi. Boia, chiudi gli occhi, che adesso me li deve aprire il veggente. Grazie, veggente, è la volta del cavaliere. Grazie, cavaliere. Nel mentre vi ricordo che il cavaliere è quello classico, cioè può proteggere sempre la stessa persona qualora lui volesse, ma non può mai proteggere se stesso. I ruoli li ho detti tutti, aprite gli occhi. No, prostituta l'ho fatta all'inizio, è stata la prima che ho chiamato, li ho detti tutti. Li ho detti tutti, apri tutti quanti gli occhi. Informazione di servizio, lo dico subito così almeno evitiamo problemi. Un ruolo è anche il villico, quindi lo dico al boy. Eventualmente tu puoi anche dirmi villico, perché è un ruolo come gli altri. Se dici stronzo, quello è sempre Livio. Guarda me. Vabbè. No, ha fatto la gag, coglione. Sindaco, chi si propone? Sai che stai molto bene con questo cappello, Livio? Bello, vero? Te fa ancora più la faccia da cretino. Sei perfetto. Ho la skin, intendo. Non mi abbasso a rispondere a queste provocazioni infantili. Ragazzi, io mi candido. Prima ho buttato un sindaco cattivo. Le quote rosa fanno troppi danni, quindi... Torniamo al patriarcato. Torniamo al patriarcato, ragazzi. Posso lanciare un bel famo che se siamo capiti?
Questa partita sarebbe top se il sindaco sia io. Va bene. Quindi, basta candidature? Fidatevi di me. Mi candido pure allora, vai, sei troppo pochi. Okay. Dai. Fidatevi di me. Vabbè. Vai. Io, Gianluca e Davide. Vai. Io sogno un sindaco Camilla, però se le donne non vogliono candidarsi, io... La politica, vai, vai, questo è un momento d'oro proprio del presidente Cerberus. Vai. Quindi da chi partiamo? Dai, il primo è indifferente, scegli tu. Vado a controllare i miei appunti. Oh, l'hai fatto arrabbiare. Maggi deve controllare i suoi appunti, ha detto, ragazzi. Oh. Meliador. Meliador. Dai, ragazzi. Camilla. Meliador, ho detto. Votare il presidente. E Gianlu. Vabbè, me stesso. Il buon Marra. Gianluca. Marra. Melia. Melia. Non conta un cazzo, Livio. Melia. Ho vinto io. Anzi, conta tantissimo, Livio, perché gli hai dato la grande maggioranza. Giubilo nelle strade. Perfetto, ragazzi. Andiamo a vincere in due round. Dai, Emelia, questa volta stiamo nella stessa squadra, forse. Ma tipo, mi fate giocare sta partita? Il cavaliere mi protegga o i lupi se ne vadano a fanculo, per favore. No, no. Sì, sì, dai, uccidete. Secondo me queste sono le frasi che ti uccidono, secondo me. È la protezione. No, dammi gialla. A me il microfono, perfetto, no. Notte, notte, notte. Notte, notte, vai Camì, che ci metti 14 anni. Oh, cioè, ok, hai visto quanti cazzo di capelli che c'ho? Dai, ho fatto una foto. Vabbè, vabbè. E fatte pelata. Esatto. Ma pensa chi non ce l'ha, Camì. Già l'ho fatto, tranquilla. Allora, avete qua chiuso tutti quanti gli occhi. Perfetto, grazie. Si comincia con la prostituta. Grazie, grazie prostituta. Puoi chiudere gli occhi. Parola ai lupi. Grazie, lupi. Parola al boia. Grazie, boia. Parola a veggente. Grazie, veggente. Parola al cavaliere. Grazie, cavaliere Egiorno. Signori e signori, ringraziando Dio, è successo quello che doveva succedere. So siamo levati finalmente dal cazzo. Morto Livio. Ah, oh, ok. Dovevo morire di noi. Molto bello. Strano, molto comunque, bello. È un dato comunque strano questo. Inizia benissimo. Perché io avrei pensato qualsiasi altra persona tranne Livio. Chi è che vota Livio di solito? Al primo turno. Vabbè, Meliador. La mia legislatura è già iniziata bene, c'è un contratto stato ma forse, forse ti vogliono mettere in mezzo. Sì, 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 sì. No, ma ci siamo messi d'accordo. Guarda che funziona così la politica. Sì, sì. Ma anche in real life avrebbe la stessa cosa. Se Meliador va al potere, Livio viene ucciso. E poi viceversa, capito? Perché la cosa poi vale... Ci sono dei condoni di casa a Capri, lasciamo stare. Va bene, allora io vorrei dire una cosa per precisare. Se il cavaliere salva la persona da cui va la prostituta, non muore nessuno, eh?
nel caso particolare in cui dovesse succedere questa cosa assurda. Cioè, se aspetta, se il cavaliere salva la persona, cioè, che va io... prostituta e indicano quella persona. Se io è vado come da se Emma... il cavaliere va a salvare entrambi, diciamo, mettiamo esatto, così. E salva, sì, salva per due, sì. No, 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 se la prostituta va da una persona, il cavaliere salva quella persona. No, è inutile, è inutile. Questo presidente c'è un bodyguard vicino, ma ci sono messo apposta stanotte, guarda. Chiunque lo tocchi lo deve passare su me. Vabbè. Perché almeno nessuno mi protegge mai così? Io tu sei una serie. Magari sei stata protetta, Magari allora. Sei stata protetta questa notte, hanno ucciso Livio. Pensala così. Vabbè, era comunque inutile stanotte. Vi voglio dire una frase puntata. Perché penso che ogni tanto io riesca a prevedere il futuro. Vai. Ok. Non vi preoccupate se io ogni notte non muoio. Perché secondo me già ho capito che aria tira. Capito? No, non ho capito, no, però va bene. Perché io lasciamo perdere, guarda. Che dici? Beh, ok. Ma io non ho niente da dire per il momento, quindi. Eccoci. Allora, io non ho nulla da dire, nulla da dichiarare, quindi passo il microfono. Ma Mara che dice che è silenzioso? A me Mara è silenzioso, mamma. No, no, stavo a mettere il wifi. Mara no. Sta in una botte di ferro, ragazzi. Io fatto un po'. Posso dirvi che Mara è buono. No, in realtà Emma ho dei sospetti. Su chi? Un pochino su Meriador. Sinceramente perché vabbè, si è candidato dopo, ha detto non c'erano molti, mi buttano in una mischia. Ha senso, però ragazzi, se chiedete la mia parola, magari ascoltatemi gentilmente, no? Però ovviamente è un sospetto basato su poche informazioni. Ci sta a uccidere Livio per fare la pantomima che ha fatto prima, quindi no, me marci me sopra hanno, secondo su, me non ci sono Livio per buttare sul sindaco la merda su di me. Mara, ma non c'è bisogno che tu di nient'altro, nessuno ha sospetti su di te. Perché Alex è viva. C'è bisogno che tu dica altro, dai, guarda, io penso sta cosa sia palese. Vabbè, dai, comunque no, non ho altre informazioni. Voi due? Prego Maria. A posto, io ho detto, divanetto è silenzioso. Ho detto, io non ho informazioni, non ho nulla da dire. È il primo turno. Però annui un po' troppo mentre parlava Mara. Quindi, allora, io non l'avrei detto. Io non l'avrei detto al primo turno, onestamente. Però adesso che è stato detto, poi dico la verità, l'ho fato involontariamente ad annuire, poi me ne sono pentita. Però effettivamente sei stato un po' sospetto, ma non l'avrei detto adesso. Quindi per ora hai la mia stima in quanto sindaco. In realtà sono valide entrambe le interpretazioni, quindi al momento non ci sono abbastanza dati. Se me lo dici con questa svampa di birra, perché di birra è tutto quanto, cioè. Ma io sono buona, lo so. Alex, ecco. Dopo un secondo mi ha detto io sono buona. Io sento nel mio orecchio sinistro sono buona. E poi ho detto Livio, Alex. E gli occhi di Alex che si illuminano di veleno. Io voto Dexter. Segue il mio padrone. Date un microfono a Valeria. Ce l'ho. Emma. Ok. Emma c'ha un voto. Luchino. Emma c'ha due voti. Mariuccia. Alex. Va bene. Davide. E ti picchierà su GTA RP se serve. Mo facciamo un piccolo recap. Un recap. Bella questa. Meliodor. Meliodor. Vota Camilla. Al microfono Camilla. Brava. Meliodor. Meliodor c'ha due voti. Da Alex 3-2-2 sì. Emma 3
Gigino. Meliador. Quindi chi è che c'ha tre voti? Uno, due e tre. Ho un ruolo tre molto importante. Tre minuti a partire da adesso. Ho un ruolo molto importante. Non votatemi. Non lo dirò. Lo dirò al prossimo turno, qualora finissi al ballottaggio, che il cavaliere mi protegga. Ma io no, no, vabbè, mi sono rotto il cazzo. Ma va a fa' culo, per cortesia. Cioè, mo me li buttate fuori a me. Perché questo è sindaco, dice non l'hai, ma lo capire un culo io. Sei troppo forte. No. Mignolo, mignolo. È un sacrificio. Va bene. Mignolo è per conquistare il mondo, mignolo. Va bene, padrone. Mi fido. Porteremo in alto il nostro nome. Sì, sì. Ah, si può dire qualcos'altro. Io sto sacrificando il mio mignolo, eh. Se al prossimo turno non esce fuori un ruolo decisivo da parte tua, io ti butto fuori. Magari sei il cattivo te, che ne so. No, non sacrificherei mignolo se fossi cattivo, è l'unico che mi dà retta. E signori, vabbè, se non volete niente, Gianluchino. Ecco. Ok. A posto. Alex. Dexter. Meliador. Due. Emma c'ha un voto, l'ha votato. Emma. Emma, due punti. Lui no, Valeria. Meliador. Meliador, tre... Ciao, ciao, è stato bello, sai. Io lo faccio adesso. Invoco la protezione del cavaliere. No, 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 adesso la invoco. Se il cavaliere è vivo, mi deve proteggere. Ah, ci siamo? Mettete le mascherine. Dai, che tra 5-6 minuti pure si è messa pure Camilla. Hai la testa troppo intelligente, ragazza. Siete tutti quanti pronti? Tutti pronti e pronte? E pront. Politica di correct è importante. Si parte. 3, 2, 1. Prostituta. Grazie prostituta. Lupi. Grazie lupi. E è la volta del boia. Grazie boia, veggente. Grazie veggente e cavaliere. Grazie cavaliere. Giorno. Sì, ma questa cosa mi dispiace, ti avrei ucciso molto volentieri, non può rimorire, peccato. Comunque ci abbandona quello che si è alzato, mi si vede che se lo sentiva, che ne so. Sei morto, zio. Oh no, ciao! Bella, questa vorrebbe essere bella. Peccato che Gianluca pesa pure più di me, quindi non so qua se ne dia. Allora, bravo, io voglio il microfono. Bravo Giallo, adesso bravo, lo Giallo. Dico. Vai. Mi sono rotta già le scatole, nonostante io sia la nuova arrivata. Aspetta, parlo di anima prima. Porello, la... Allora. Adesso qua non è che uno. Ho detto che è se inchiappa Architano e Architano se lo inchiappetta. Ma si è distrutto qualcosa? Voleva. Prego Maria, dica. Allora, no, io in realtà non devo dire niente. Io pretendo che sia Alex sia Dexter adesso facciano il loro gioco, perché uno ha detto di avere un ruolo e uno ha detto di avere di chiedere la protezione del cavaliere. Io pure prima ero un villico, quindi che cazzo vuoi? Ho capito. Secondo me se giochi col villaggio dovresti. Ma di minchia. Vabbè, io la mia richiesta l'ho fatta, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Okay, poi adesso vediamo. Dillo senza rullare però. Beh, Valeria è buona confermata. Va bene,
Ok. Capito? Scusa però, eh. Cioè, amore, mi metti in una situazione. No, è che hai detto esco il ruolo? Quindi stai ufficialmente uscendo il buio, cioè stai a tirar fuori il ruolo. Che ruolo hai? Alex è cattiva. Alex che è ruolo cattiva. Hai? Che Alex ruolo è hai? No, non lo dico. Che ruolo no, hai? No, 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 silenzio Alex. Dire. No, non devi dire un cazzo. No, 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 lo deve dire. Non devi dire nulla. Lo deve dire perché lo deve dire. No, no, lo deve Alex dire. Alex è cattiva, no. Dexter no. È buono. Allora, no, no, io sono no. Un arbitro intransigente, ma non esagerate. Alex sono è buono, cattivo. Ma non no, no, no. Non esagerate. No, regà. Che regà, se non porca troia, come collina. No, sei un pezzo di merda. Adesso dici qual è il ruolo hai. Meno Alex adesso è dici cattiva. Qual... No, Davide, sei cattivo tu. Alex sei è cattivo. Tu. Guarda, t'ho graziato che non t'ho Alex guardato. Che non m'hai ucciso. T'ho graziato che non t'ho guardato perché tu mi piangi sempre addosso. Oh, quanto sei la veggente. Lasciami qualche notte. Se tu adesso mi accusi così vuol dire che sono lupo allora, di merda. Allora, capito? Lui non è può dire il ruolo, c'è il boia. È un lupo di c'è il boia, non può dire il ruolo. È un lupo di merda. Io sono il veggente, sono io il veggente. 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 Che hai visto? Che hai visto? Io ho visto Gianluca e Valeria. E Valeria è? Buona. Ok, Gianluca? Buono. A posto. Infatti sì, vabbè. È a posto. Oh! Io sto che allora, sta a posto. Il lupo è palesemente Dexter, è palesemente Dexter, è palesemente Dexter e l'altro è Davide. Guarda. Mannaggia a me che non t'ho visto. Sono villico. Mannaggia a sono villico. E allora perché mi accusi così? Perché hai reagito da palese cattivo. No, no, sto reagendo da palese buono se mi conosci. Ma basta la voce, no, se stiamo mi conosci, giocando, stai calma, sembra, stai a calma. A me sembra dalla adesso, reazione che sta avendo sì, che è palesemente buona. Adesso riga. Sì, prima no, prima sì. No, quando ho detto adesso tiri fuori il ruolo mi sembrava molto boia. Dexter potrebbe essere anche il boia in realtà. Stai calma, respira, abbiamo capito che sei il veggente, anche meno. No, sono buono, in realtà... In realtà ho anche un ruolo, quindi va bene. Ma perché avete buttato fuori Meriador? Volevo sapere. Io no, non l'ho rivotato Meriador, l'ho votato prima per mandarlo al ballottaggio perché comunque no, il doppio voto finale. È sempre pericoloso. Voto finale non ho votato Meriador. Ho votato te. Ma dico perché avete buttato fuori il sindaco? Io non l'ho votato al ballottaggio. Io parlo con tutti, non sto che ne so, mi guardi in faccia. Gente, guarda a te perché mi stai rispondendo. Scusate, scusate. Allora, scusa, dico una cosa che non si è palesata prima, ma di regole, Vai, vai, ok. Se il cavaliere protegge la persona che il boia indica, prevale il boia. Sì, sì, vabbè, io sono morta. Certo. Raga, io sono morta, no. È inutile. Per chi non fosse quindi, mai stato chiaro. Fate in modo che la mia morte prossima sia balsa, quindi ammazzate. Comunque questo vi do un minuto anche meno, No, io non capisco anche meno. È Luca, è un nostro amico. Pensa se fossi dai, io il buono. Dai, fammi dare il personale. A quel punto ti autorizzo a mettere la cappella in faccia. Un attimo, per favore, non buttiamola in caciara, per favore. Vai Maria. No, non silenzio, silenzio. Silenzio, parola a Maria. No, raga, no. Adesso parlo io. Perché qua ci sono due persone che si autoaccusano di essere veggente, ok? Ora, le cose sono due. O uno dei due è cattivo, oppure l'altro sta fecando perché il boia potrebbe giustamente indicare, anche se a questo punto, cioè, è chiaro che il boia indicherà uno dei due se rimangono entrambi vivi. Quindi decidiamo un attimo se vogliamo ucciderne uno. Mi stai un po' a rompere le scatole. Ma cosa? Sto facendo una cosa importante. Mi stai un po' a rompere le scatole. Allora, certo, perché Maria io adesso... è il boia e vuole ucciderci! Tu stai zitto, Lupo. Se io fossi il boia, allora, Maria, questa cosa non la direi. Allora, io sono morta, ok? Sono ma io... non sei morta perché... Sono io morta perché sono io il veggente, chiaro? E mi sto sacrificando perché devo morire lui. A parte che io non devo morire, fermi io sono buono. A parte che non è detto. A parte che non è detto che il boia sia vivo. Fermi tutto. 30 secondi. Magari era Meliador. Che ne sappiamo? Detto ciò. Stiamo calmi. No, detto ciò. Non offendere il mio padre. Oh, mi fate parlare. Ma sta parlando adesso, ma no. Che hai visto? Sta parlando solo te. Tu hai visto? Non l'ha detto Gianluca e Valeria. E quell'altro mi è sfuggito, Valeria. Detto ciò, vi dico che potete dirmi chi guardare. Capirò anche dagli atteggiamenti di chi mi darà chi guardare la prossima notte perché palesemente morirò. Lui lo buttiamo fuori. No, ma che butti fuori a me? A me mi puoi guardare. Se sei il veggente, mi puoi guardare a te. Però sono io il veggente, stai zitto. Ma come lei è il veggente? Non è signori, ma guarda che ragazzi, cioè, allora, fermi. Avete parlato pure troppo. Vabbè, dai, le cose sono state dette, signori. No, ditemi chi devo guardare dopo perché tanto morirò. Si vota. Si vota. Stupidi. Allora, si vota però a partire da Gianluca perché sennò cambi il giro. Cazzone.
Io quindi sto sul 3. Sì, vabbè, lo so io, okay. Lo tengo io il giro. Vai Gianlu. Dai di nome, lo dico io, dai, dillo a me. Ah, aspetta, sto okay. Pensando. Okay. Davide prende un voto. Tocca ad Alex. Bella, questa è carina però. Perché Alex e non Marra? Perché se no cambia il giro delle votazioni. Se cambi il giro delle votazioni, scusa, comunque influisce sulla partita, dai. Però ci sta che lui sta seduto là. Là è una merda, c'è stato pure, sono d'accordo. Voto Dexter. Devo mandare qualcun altro. Ma poi te lo spiego. Camilla. Camilla. Comunque Alex ha votato Dexter. Oddio, regà. Mi sembra, sai, figli di genitori divorziati, devi scegliere il tuo genitore preferito. Allora, Bella questa, carina. Sì, beh. Mm-hmm. È morto zio, dai, però un nome. Non posso chiedere un aiuto. No, non lo puoi chiedere che no, grazie al cazzo, no. Dai. Dexter, ok, tocca a Davide. Dexter. Dexter, dai, tocca a Maria. Alex. Tocca già a Dexter. Maria. Tocca a Valeria. Amore. No, amore. No. Silenzio, silenzio. Allora. Amore. 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 Amore è un nome. È un nome proprio di persona. Salate le mani per fare un piccolo recap. Chiunque è. 4, Maria 1, Alex 1, Davide 1, tocca a Lele. Marra. Davide 2, tocca a Meliador. Maria. Maria 2, tocca a Livio. Come stiamo? Bravo, mi sei piaciuto. 4-2-2-1. 1 Alex, basta, sono finiti. State. Non è detto. No, poi mi uccide. Dai, abbi le palle, uomo, se lo devi fare. Qualcuno ha Lele. Ok, quindi al ballottaggio chi sta a 3-2-2? 4-2-2? 4-2-2. Quindi Dexter. Io sto a 2 pure. Sì, allora, quindi Dexter. Io sono contenta di stare al ballottaggio perché soffro il fatto di non poter parlare quando c'è il ballottaggio. Allora, io ho votato Alex semplicemente perché mi sembrava una cosa normale mandare al ballottaggio i due che si autoproclamano veggente. Poi votate me, votate Davide. Poi per carità, uno può avere i propri sospetti, ma non ha senso in questa situazione non votare al ballottaggio Dexter e Alex. Così se la vedevano loro. Comunque, a questo punto direi che la scelta del villaggio dovrebbe ricadere su Dexter. Perché credo... io magari sono il cavaliere o la prostituta. Vabbè, io so Mike Buongiorno a questo punto. Maria, tieni il microfono. Io magari sono il cavaliere o la prostituta. E magari volevo vedere i villici cosa votavano. E quindi hai fatto... e far incaponire il boia sul fatto quindi, che io fossi il veggente. E quindi adesso meno. Hai fatto uscire però il veggente palese, magari... che verrà indicato dal boia. No, cioè che senso ha avuto? Magari sono io il veggente. Vediamo il boia che cosa indicherà. O sei cattivo o basta. Cioè, non regge più la cosa che ti fai capire veggente per farti uccidere dal boia. Vediamo. Avete ancora 2 minuti, Davide, vai. Vediamo chi avrà ragione. Allora, Luca, ascoltami bene. Se hai fegato il ruolo da buono... con un altro ruolo buono, diccelo. Ho fegato il ruolo buono. Che ruolo sei, dillo? Perché tanto stanotte uccidono lei, la veggente, 100%. Quindi tu sei salvo. Che ruolo è? Non la uccidono se il cavaliere è vivo. No, no, è per la... il boia. Se il boia lo indica. E se il boia è morto? Vabbè, non lo puoi però sapere. Se il boia lo indica e il cavaliere lo protegge, il vince boia. Il boia può essere boia. Solo Meliador. Perché è l'unico è morto di giorno. Ma se io ho un altro ruolo, no? Dovresti dircelo. Sono prostituta. Perché sennò ti votiamo, capito? Cioè, te votano. Per forza, perché non possiamo rischiare di avere un potenziale ma pubblico. Così il boia sa due ruoli. Sì, però è meglio farlo in questo caso perché... vabbè, comunque è vero, Valeria, no, Valeria vuoi cacciare il cartellino. Vabbè, comunque, allora il fatto è che non si vede che sei Grifondoro. Di Ema, e... io l'ho fatto anche per questo, per far vedere i voti. Però così uscito. Muori, cioè, vabbè, così ma muori. Per me va bene morire. Insomma, se perdiamo un pezzo. Chi siamo al ballottaggio? Io, te e Maria. Esattamente. Avete ancora un minuto a partire adesso, vai. Io sono buono, vabbè, lo vedrete anche dal voto di Alex, comunque guarderà qualcuno stanotte e poi voterà. E... siamo partiti da Gianluca, quindi sarà la penultima a votare. Vabbè, uccidiamo Dexter nel dubbio e poi... perché miei... nel dubbio a me, non Maria o te? Io... un ruolo buono. No, io sono buono 100%. Ma perché dovete uccidere per forza? Perché me? Non ha senso. Allora, io potrei anche essere cattivo, ma in questa situazione non ha senso. Perché o uccidiamo te o Alex sta mentendo, ok? Se Alex sta mentendo, lo vediamo stasera. Quindi è ininfluente.
perché questa notte morirà. Ok? Morirà? Dipende. Vabbè, ho capito, Luco. In questa situazione morirà, la dipende, scelta più logica è ucciderti. Magari, appunto, c'hai ragione, però in questo momento. In questo momento è la scelta più logica. E voglio anche vedere i voti dei vivi. Perché tra di loro si nasconde un cattivo. A patto che l'altro cattivo non sia Maria. Prego, secondo me anche Emma è sospetto. Allora, tempo scaduto. Giusto 10 secondi se volete concludere. No? No, io sto a posto così. Tu hai un ruolo, Maria? No, io sono Camilla. Secondo me Camilla è buona perché... No, Camilla è super buona. Perché ha riflettuto molto sul dualismo. Da cattivo o sta bleffando oppure è buona confermata per me. Signori, tempo scaduto. Si vota a partire da Lele. Date il microfono a Lele. Dexter. Vi ricordo anche che da questo momento il voto di Meliador che è morto vale 1. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Io sono preciso nelle regole, ferreo. Maggi top master, ragazzi, un applauso in chat, veramente un orologio svizzero. Tocca a Valeriuccia, una cosa del giorno, sai che io ti voglio bene. Questo è perché sei Grifondoro, questo è perché sei Grifondoro. Fossi Serpeverde. Bravo. Ma sei Lidio. Sono Lidio. No, no, tu no. Dato Maria? Ok, Camilla? Camilla. Vabbè, Dexter. Alex? Dexter. Ci saluta Dexter, quello con più voti muore Dexter. Notte. Sì, aspettate un secondo. Gianlu? Allora, o vieni qua o rimani là. Ma quanto però cazzo dura qua sta sigaretta, oh? Cioè, perché sono morto, devi giocare. Che vuol dire che sei morto? Vabbè, dai, Gianlu, rimani là. Non posso fare niente, devi votare. Vabbè, ok, Gianlu, nel senso, però. Siccome... Vabbè. No, dai. No, dai, si può... vabbè, okay. No, ok. Gianlu, rimani là, però ti dico io quando torna. No, ha scaricato. Ok, posto. No, è importante. Ha scaricato, ha scaricato. Aspetta, scaricato. È importante, sennò diventa una conferma per un altro motivo, no? Certo, è ovvio. C'è Gianlu. Ok, ci sta. Vai. Gianluca, bevi. No. Mettigli addosso a Camilla. No, pulisci tu Camilla. Ti prego, no, tutto non quello. Ok, tutto non quello. Perfetto. Ci siete? Il cazzo sì, le mani sporche, okay. De cazzo no. Ci siete? Ok. Allora, si parte, buoni tutti, si ricomincia, siete pronti? 3 2 1 che la prostituta apra gli occhi. Grazie prostituta, chiudi gli occhi, è la volta dei lupi. Grazie lupi, è la volta del boia. Grazie boia, è la volta del veggente. Grazie, veggente, e infine la volta del cavaliere. Grazie. Grazie, cavaliere. Signore e signori, riaprite gli occhi. Ci siamo? Ok. Guarda che faccia contrita, abbattuta che ha Alex. In realtà è morto tuo marito. Ma non mi guardare così. Prego. Giocate. Chi hai visto? Un lupo. Cioè, in realtà ho visto un sì. Ciao, Maria. Allora, Alex. No, lo sai che non mi rompere i coglioni. Tu non sei morta. Sì, tu non sei morta. Vabbè. Tu non sei il veggente. Sì, sono il veggente, sono io. Non sei il veggente sono perché io, non esiste una, non io. Esiste una palese, possibilità dove il boia non no, ti avrebbe palese indicato. Una palese, a parte che lui era palesemente cattivo perché... Non no, esiste una possibilità detto, dove il boia non ti avrebbe indicato. Ha detto che ha visto una persona e le notti erano due. Okay. Poi ha iniziato a dire le cazzate. Non è vero, ne ha dette due. Ha detto, non è vero. Ha detto Valeria e te. E guarda caso aveva detto che te eri cattiva. L'unica cosa non capisco perché lui non si sia difeso. Guarda caso, ha detto che io ero cattiva solo perché io gli ho dato addosso. Alex, tu non sei morta, tu ti sei
sposata, Vincente, non sei morta. Mari, sei cattiva. Cioè, ti sei paesata, Vincente, non sei morta con il boia. In quale universo? Il boia era Amelia a sto punto. Ma anche morto. Meglio da boia si espone allora, così. La prostituta era Gianluca e questo non muore la testa a nessuno. Lei è veggente. Sono io il lupo, veggente. Lupo. Cioè, ma quale persona buona? Non persona, esiste una possibilità nell'universo cioè, dove ma lei c'è il boia che protegge il lupo del ucciso. Allora, non esiste. Cioè, lui, allora, aspetta. Lui che prima fa al turno prima. Puoi fare un pompino per favore? Sì, grazie, dopo. Lui che al primo turno fa, lo dirò dopo il ruolo buono, lo dirò dopo, lei per parare il culo a lui fa. Allora Alex, per parare allora il culo adesso a lui. Devi parlare tu e due persone lui. Si palesano, veggenti entrambe, stai io non devo parlare. Il tuo compare, sei cattiva, sei cattiva. Quindi allora, sei cattiva. Stanotte hai visto? Lei. Sì, guarda caso. Guarda caso, sono molto intelligente. Quindi due persone guardo. Si palesano veggenti il primo giorno e io non devo parlare. Allora, non la gente devo che mi che sa, queste che conosce come parlino. Io gioco sa che io quando ho queste reazioni sono autentica. Okay, nel, momento in cui, nel momento in cui lui ha provato no, a dire che era il veggente, io mi sono incazzata e ho iniziato a dirgli: adesso dici di Alex, che cazzo di ruolo per hai? Me, perché qualsiasi cosa di essere dici, il cavaliere per me, perché aveva qualsiasi cosa lei. Dici non posso, ha senso perché tu dire, sei il veggente e non muori ucciso dal boia. Non perché ha potrebbe senso. Essere morto il boia. Infatti, io pensavo di essere morta. Allora, la cosa è molto semplice. Morta. Il boia quindi è morto. Meliador era quindi Meliador era cattivo. Dexter il veggente. Uccidete me. Se muoio io, vuol dire che la partita è finita. No, perché potresti essere il boia. No. Potresti essere il ma boia. Ma che cazzo sei a dire? Ero il boia, non ti no, uccidevo. Il boia dovrebbe ammazzato. Ma che sei a no, dire? Perché lei prima ha ammazzato. Ma che lei dicendo? Non è stupida, regà. Lei non è stupida. Scusa però. Lei allora, non è, no, lei se non è il boia. No, ti sto chiedendo. Lei non è stupida perché potrebbe allora. Non uccidermi per far ricadere la colpa su di me come primo no, dice opzione. L'unica opzione reale dove Alex è il veggente è che Meliador fosse il boia. Se Meliador è il boia, Dexter era l'altro lupo e io sono il lupo, voi adesso uccidete me perché sono villico e non me Maria, ne frega niente un che secondo, mi uccidete secondo. Allora Alex la partita è finita. No Alex, va bene essere comunque agitata perché vuoi vincere, ci sta, meno come tutti gli arbitri t'avverto prima da me. Alex c'ha belle spalle larghe. Ti avverto prima da me. Maggi, falle fare. Ti tiro tutte le parolacce che ho detto perché siamo due lupi abruzzesi. Allora, tu sei un lupo, io guardo quella ottica mia. Per me Gianluca era la prostituta. Questo non muoveva da testa nessuno. Sì, ma ovvio che Gianluca era la prostituta, raga. È il primo che ho visto perché il primo che ho visto è stato Gianluca perché ho detto se stasera muoio di nuovo l'unico che può ammazzarmi è Gianluca. No, quindi ho detto lo solo. Guardo subito. C'è un dubbio solo. Tu l'hai vista? Alla seconda no. Ok. Allora. La prima ho guardato lui. Prostituta. 100 ed era buono. La seconda ho guardato lei ed era buona. Tu dici che il boy è vivo? Per me no. No, nel senso nel... allora lei può essere vivo allora, il boia. Allora, se voi accettate che Alex è veggente, non mi potete dire no, che allora, il boia. Allora lei è un ma sì. Ci potrei... Lei è un sì, quindi no. O è un lupo. Infatti. O è un lupo se lui era l'altro lupo perché lei si è scagliata subito no, perché io credo che lui stesse fegando da buono. Non lo so. No, non no. Puoi. Non lo se so. Feghi da buono non feghi no, veggente. No, no. No, nel momento in cui Davide che era buono gli ha detto se sei buono Alex, dici le cose Alex, che avrebbe detto. Basta. Allora, 30 secondi in più soltanto per chi non ha parlato, quindi vedi Camilla o Valeria. Io però stavo parlando e mi hanno interrotto. Che cazzo ragazza, sono passati 5 minuti invece che 4. No, stavo parlando, stavo facciamo facendo l'unico ragionamento che ho cercato di fare dall'inizio e sono stata sempre interrotta da Maria, scusami. Ho capito, ma il dono della sintesi è una delle grandi capacità e virtù dell'essere umano. No, non è che può durare 10 minuti. Okay, sono stata interrotta. Facciamo durare i round 10 minuti? Beh, ho capito, cioè, non loro hanno parlato tutti perché si parlano addosso, scusami. Cioè, capito. 30 no. Secondi, se vogliono parlare Valeria e Camilla che non hanno mai parlato. Non devo dire niente, per me è Dexter. Valeria. Per me scusate che c'è un ruolo di merda, ma no. È indubbio che lei sia il veggente e tutto. E ci può stare il fatto che dice che il boia potrebbe essere... Dillo tu, va. Potrebbe essere Maria e non l'ha uccisa per fare una buona giocata. Ci potrebbe stare. E posso dire... che avvalora la tesi il fatto che quando Alex si scalda così tanto e non me butta in mezzo a me, anzi dice che sto buona, effettivamente è il ruolo che c'ha. Quindi, perfetto, d'accordo. No. Grazie Valeria. Quindi si comincia con le votazioni a partire da Livio. Capirai. Maria.
Mignolo. E... Sì, sì. Camilla. Del mio non si è sentito niente. Ah. Vado da Camilla. Lo so, raga, scusate. Allora, Lele vota Camilla, tocca a Valeria. Maria. No, Lele vota Camilla. Maria. Ok. Tocca a Maria a votare. Date il microfono a Maria. Ce l'ha, brava Maria. Alex. Alex. Tocca a Davide. Date, passate il microfono. Maria, passa il microfono ad Alex. Sì. Siete un tutt'uno. Siete una cosa, una sola cosa per me. Emanuele. Camilla. Anch'io, Emanuele, che mi ha votato. Bene, perfetto. Maria. Gigino. Ida. 3, Emanuele. Emanuele. Al ballottaggio, Camilla. Sì, Camilla. No, Camilla, tu sei bravo, non c'entri in cazzo. Maria e... Guarda, io sarò brevissima anche perché ho parlato fino ad adesso. Nel momento in cui... Allora, uccidete me, perché ci sta a uccidere me a questo turno assolutamente. Sono un villico, quindi non sarà una grande perdita. L'unica cosa, io vi dico, è Alex, perché se in questo turno non finisce... Allora, l'unica opzione in cui Alex è veggente è che il boia sia vivo, ok? Cioè, sia morto. Quindi, era Meliador. Di conseguenza, se Dexter è l'altro lupo e io sono l'altro lupo, la partita adesso che uccidete me è finita. Se la partita non finisce, vuol dire che Alex è il lupo. O comunque è cattivo. No, io allora... Il voto di Melia mi potrebbe far pensare che non era il boia. Quindi il boia è ancora vivo e sei tu. Quindi l'altro lupo per me, nella mia ottica, è Camilla, per forza. Perché se lei è ovviamente il veggente, lei l'ha vista ed è buona, rimaniamo in tre, potrei essere pure io per voi. Però nella mia ottica io sono villico, non c'ho nessun ruolo. Boia e lupo. Lei ne ha parlato tutta la parte. Io volevo mettere apposta al ballottaggio per far tirare fuori qualcosa. Non puoi parlare. Te sei lupo, te sei lupo. Cioè, non è che c'è da dirlo. C'è manco bisogno di te, sei lupo. Sei proprio lupo. Avete ancora due minuti? No. Per carità, uno alla volta. Per carità, si parte da Gigino. Vai, Gigino. No, non è vero, Gigino è morto. Alex, tu sei viva, sì, tu sei viva. Tu sei immortale, un Highlander. Tu voti, vota Valeria e basta. Alex, lo sai che io ti voglio. 1, 2, 3. Maria. Ok, tocca a Camilla. Ema non vota. O voti Maria o voti Ema. A te la scelta. Ok, tocca a Valeria. Vai, Vale. Decidi tu, donna. Maria. Signori, ci lascia Maria. Una nuova notte giunge in questo villaggio. Allora, avete messo tutte le mascherine? Sì, bene. Camilla ha messo a posto i capelli, brava. Si comincia, 3, 2, 1, si parte dalla prostituta. Grazie, prostituta. Adesso è la volta dei lupi. Grazie, lupi. È la volta del boia. Grazie, boia. Adesso è la volta del veggente. Grazie, veggente. È la volta del cavaliere. Grazie, cavaliere, è giorno. Ci siete, avete tolto tutti quanti. Signori, questa notte ci saluta
Valeria. Twist. Plot twist. Vabbè, raga, mi hanno ammazzato apposta, palesemente. Plot twist. Ma che è rimasto vivo? E muore anche Alex. Chi è rimasto vivo? Signore e signori, hanno vinto i lupi. Bisogna tenersi gli amici vicini, dentro. Nemici ancora più vicini. Era Mignolo il cattivo. Oh, rincoglionito. No, perché tu mi dici, io volevo far ingannare il boia. Se tu dici, sei il veggente, se io non ho detto non che puoi, te sei matta. Non puoi. Tu non puoi fare sto gioco a inizio. Non dico questa cosa. Tu non puoi. Ho detto Valeria è buona. Io ho detto ma che vuol dire? Non puoi fare sto gioco a inizio. Sono stato tutta la notte con il brivido. Hai visto? Perché se Camilla poco stasera non l'ammazzava, io lo sigavo. Io i cattivi li ho fatti rincoglionire. Sei cascata nel coso. Tu non puoi fare sto gioco in Io ho detto partita. Solo Valeria è buona, ho detto, perché l'ho vista che era buona. Tu non puoi fare sto gioco in partita in cui io non ho un minimo di informazione. Ho un ruolo buono, ma infatti tu devi fare uscire i cattivi, bisogna fare uscire. Io ho capito che era Maria. Ma tu puoi fecare il mio ruolo subito. Ma io non ho detto che sono il veggente, l'hai detto tu. Io non ho detto che sono il veggente. Lo puoi fare dalla seconda, la terza volta che io cerco di capire. Non ho detto che sono il veggente. Gente, ho detto che è un ruolo buono e ma può essere anche una mossa da cattivo non dirlo il ruolo. Ma non volevo far pensare al boia che ero veggente. Allora, buoni tutti, parlo io. Faccio un recap volante. Faccio un recap volante dei ruoli, così poi potete continuare a scannarvi. Prostituta, Dexter. Lupi, Lele e Maria. Boia, Camilla. Veggente, Alex, cavaliere, Valeriuccio. Prego, che dovevi dire? Avete avuto paura di un presidente troppo carismatico e l'avete ucciso subito. Non avete avuto le palle. Mignolo era palese. A me sembravate coppietta dei cattivi, voi due, cazzo. Sì. A me sembrava te che volevi far morire lui. Tipo lui boia e te il lupo. Allora ho detto ammazziamo Meredore e poi lui. Poi sono morto io, ciao. Ammazziamo Mignolo. Se lo fai pensavo seconda, fosse cattivo, partita, posso capire che tu però, stai cercando di proteggermi. Però era giusto subito. Andare avanti in quella gag buono non cattivo, perché lui nella gag si sarebbe fatto uccidere. Allora ragazzi, basta, fatemi parlare. Sembrava troppo da sub cattivo, capito? Silenzio ragazzi, sono l'unico detentore della verità. Allora, in realtà la giocata di Dexter è giusta, è sbagliata solo nel momento in cui nel ballottaggio ti ho chiesto dillo perché sennò muori. Esatto, cioè a quel punto dillo, capito? Cioè. Però, regà, scialla. Detto questo, veloci con la terza, sennò facciamo notte. Allora, per quanto riguarda i ruoli, facciamo un cambiamentino, un insinuo al posto del boia? Prego, io odio essere lupo. Tra l'altro nessuno ha cagato il mio voto su Ema, cioè. Non mi avete proprio ascoltato. Emanuele era troppo cattivo. Emanuele era palese cattivo. A un certo punto gli ha fatto: oh, ma sei te? Cioè, l'ha proprio, a Davide l'ha proprio detto. Cioè, Davide, tipo, ragazzi. Davide, l'errore è stato mio perché io avevo capito poi che Emanuele. Infatti, perché era non l'hai lupo? Votato? No, aspetta, ho capito. Te sei incaponita con Maria, ma dovevi. Perché non avevo calcolato che lei potesse uccidere. Io non sapevo che lei era cavaliere, ma capito? Emma ha detto un'altra cosa che non tornava. No. Gianluca non può essere. Esatto, la prostituta, sennò sarebbero morte due persone. Esatto. Infatti, non aveva senso. Non poteva morire. A parte che questo non l'ho colto. Io pensavo che fossi tu il cavaliere, quindi non pensavo che potessero morire due persone l'ultima notte. Va bene, comunque, ragazzi, allora io metterei l'insinuo. Mettiamo l'insinuo, che è la carta dell'insinuo. Cavaliere e cangiante, ok. Allora, Camilla, il cavaliere, rispetto a prima, può difendere la stessa persona solo una volta. Di fila. Però io posso fare difendo Alex, difendo te, difendo Alex. Ma può difendere anche se stesso. Tipo, prima notte difendo me, seconda te, terza me. Quindi abbiamo tra i ruoli cattivi due lupi e un insinuo. L'insinuo cosa fa? Di notte indica una persona. Quella persona viene vista come lupo dal veggente. E l'insinuo viene visto come buono? L'insinuo... Cami, ascoltami, è importante.
L'insinuo viene visto come buono, anche se è cattivo, dal veggente. Ok? Ok, quindi... Questa è la prostituta, l'insinuo fa l'insinuo alla prostituta. Che la prostituta non può andare. L'aveva vista come cattiva. No, non posso. Aspetta. Ma non posso. Però scusami, se il veggente vede la prostituta... Cioè, il veggente si vede la prostituta... È un ruolo buono. Se il veggente... Esatto. Se... Ok, se vede il boia, no? Ora molto la cune. No, ma fra cosa? Lasciato tale, dai, lasciato tale. Recap veloce ruoli. L'insinuo indica una persona, la persona viene vista come il lupo dal veggente. Cazzo! Poi, se indica la prostituta, anche la prostituta verrà vista come il lupo. Ok? Allora, ragazzi, ricapitolando, abbiamo giustiziere. No, cavaliere... non giustiziare. Ah, di nuovo prostituta? Sì. Ah, ok. Ma dai, raga, ma interessante... che palle, io cioè scherzo, insulto le persone. Vabbè, aspetta un attimo, Alex. Basta, in chat. Dai, raga, scialla. Che palle. Quindi non c'è il giustiziere, esatto, ma c'è la prostituta, cavaliere cangiante e veggente. State calmi, cioè... Ma sì, sì, raga, noi giochiamo forti. Allora, lupi, insinuo, viene visto come buono, pur essendo cattivo. L'insinuo indica una persona di notte, quella persona è veramente egocentrica, ma questo non cambia il fatto che scherzi, cioè che quando finiamo siamo tutti amici e sono la più agnellina, quindi basta, cioè è il mio personaggio, lo porto avanti, avete rotto i coglioni. L'insinuo viene visto come buono, di notte indica una persona, quella persona viene vista come cattiva, anche se è buona. Antonio, faccio io il recap così almeno. Dai, dal veggente. Poi abbiamo veggente, cavaliere cangiante, la carta può dipendere della prostituta, qual era, che non una persona ricordo? A giusto, giro la carta della prostituta, mai due volte la stessa persona, basta. Allora, ci siamo tutti quanti. Marco, ci sei? Ed è notte. Ok, quindi mi avete detto che è ininfluente, quindi io farò sempre prima insinuo e poi prostituta. Sei ininfluente, vero? Oh, meglio allora, in influente. Beh, ma tutti lo devono sentire. Quindi, signori, che apra gli occhi l'insinuo. Insinuator. Insinuo, chiudi gli occhi momentaneamente, grazie, che aprano gli occhi i lupi. Perfetto, allora lupi, in questo momento rimanete con gli occhi aperti perché vi dovete guardare con l'insinuo. Ricordo che l'insinuo indica una persona e quella persona indicata dall'insinuo viene vista come cattiva. Ok? Ricordo al veggente. Ricordo inoltre che per quanto riguarda poi quando chiamerò il veggente, l'insinuo viene visto come buono, quindi insinuo chiudi gli occhi, lupi chiudete gli occhi, adesso è la volta della signora sex worker, meglio nota con il nome di prostituta. Grazie prostituta, puoi chiudere gli occhi, è la volta del veggente. Come ho detto prima, grazie veggente, puoi chiudere gli occhi. Ricordo al veggente che l'insinuo viene visto come buono e che la prostituta viene vista come buona. Ovviamente c'è l'insinuo, quindi veggente, sai quello che devi fare. Infine, il cavaliere. Grazie cavaliere. Prego, aprite tutti quanti gli occhi. Ricordo che il cavaliere è quello cangiante, può proteggere chiunque, anche se stesso, ma non può proteggere la stessa persona due volte di fila. E sindacate. Oh, la terza candidatura, cioè, direi che sì. Io vorrei che il villaggio mi dia un atto di fiducia
e che mi voti come sindaco. Sono stato sindaco solo una volta, datemi questa fatemi questa cortesia. Ma guarda, dopo quello che hai fatto... Ma io ho fatto solo cose buone. Cioè una percentuale di cattiveria sì, infinita. Sì, ma infatti secondo me Emma Stabotta è buono, vaffanculo, dai, basta. Il prof, è una storia incredibile. Allora, io mi candido, Emma potrebbe essere buono, perché mi ha rotto i coglioni come cattivo. Poi? Dexter pure. Poi? Camilla si candida. Anche Valeria. Allora, votazione. Ah, che ne so. Ah, ok, ok, ok. Allora siamo io, Dexter ed Emma. Si parte, si vota a partire da Gianluca, prego. Me stesso mi candido. Non vale, hai presentato troppo tardi la candidatura. Dexter. Vai, Ale. Va bene, dai, Davide. Grazie, Camilla. Io voto Davide Marra. Hai sempre votato Davide, porco Dio. Emma. Emma. Grazie, amore. Vota amore. Grazie. No, ma io ho votato. Ah, pensavo te che mi dicessi vota amore per me. A lui. Amore, no, ma dai, voto me amore stesso. Ha votato. Io voto Mignolo. Dexter. Vinto Mignolo, ha vinto Mignolo. Grazie, grazie. Stasera non grande sindachi. Mignolo. Stasera la prima non cosa sindaco. Che farò è buttare fuori Alex. Vai, è notte, fuori! È notte. Che ne so? Parlate, parlate tranquilli. Parlate, fate le cose vostre. Alex, vai, vai. Ma ha rotto il cazzo la chat, cioè, che palle, raga. Andate a guardare i film d'amore, cioè. Film d'amore? Sì, proprio le commediucce quelle leggere, no? Non porto rancore. Stai sbocciando per me perché sono una super. Abbiamo un obiettivo più grande. Il CEO, il CEO sta per sbocciare, attenzione. Prof. Io un goccetto lo prenderei. Ma perché? Ma che ho fatto io di male, raga? Cioè, no. No. Stai attento che sono i giorni devo andare a Sanremo. Secondo voi? Punta verso di là. Ammazza la telecamera. Continuativi, senza stop. Brindare. Adesso sarebbe scontato, no? È stato troppo, no? Adesso no. Quanto meno va, aspettate. Devi conoscere troppo poco, no? C'era allora, tutta l'aspettativa, dai, adesso potremmo mettere per tutta Gianluca l'attenzione il ruolo su quella cosa, che gioca da solo e decide di far incendiare un villico a no, cioè un villico c'è un lupo il logo no. Di Gianluca, è proprio esatto. Quello, Cioè bravissimi, raga, importante, non mettete in prima, c'erano tre microfoni, tutti poggiati qua. Non li poggiate qua, teneteli lontani per la prossima. Allora, scusaci Marco, scusaci. Tiriamo fuori le carte. Perché hai voluto avere per forza la mia fiducia, signor Luca? Io? Sa, prova. Mazza, so regista, vediamo. Master. Sono tutte cose insieme contemporaneamente. Non lasciate la postazione a Maggi, voi siete pazzi, non sa fare nulla che riguarda la tecnologia. Maggi è la persona adatta. Maggi deve, Maggi deve azionare due interruttori. Se fosse un peso ti darei ragione. Ma tranquillo, Maggi è completamente in grado, anzi oserei dire Maggi tra i migliori master che abbia mai visto al Lupus in questa cosa. Ah, è vero, bravissimo. Tira la leva, Maggi. Tira la leva. Qua. Siete tutti quanti pronti? Salutate Erchitano che va via. Se vuoi leggo pure chi ti ha scritto. Allora, ti ha scritto Pusher TBM. Poi ti ha scritto che Notte. Tutti quanti, mettete tutti quanti mascheratevi, mascherine, non mascherine, cose, non cose. Ah, io non ho visto chi è il sindaco, chi è stato il sindaco? Lele è sindaco. Perfetto, ci siete tutti, non vi preoccupate, quello è Marco Chitano. Mazza, questo sono in penombra, sembra un'ombra, bellissimo. Ciao Marco, che sta salutando. Signori, si comincia. Ciao Marco. Se sentite la porta che si chiude non è un fantasma, è Marco. Ci siamo, siamo pronti. 3, 2, 1, si comincia a partire dall'insinuo. Grazie, insinuo. Puoi chiudere gli occhi, insinuo. È la volta della prostituta.
Non è successo niente, tranquillo. No, ma girò la postazione. Io non ho toccato niente. Deve premere allora, solo due pulsanti, ma girò. Allora, che la prostituta chiuda gli occhi. È la volta dei lupi. Grazie lupi, potete chiudere gli occhi. È la volta del veggente. Grazie veggente. Puoi chiudere gli occhi, veggente. Grazie veggente. Grazie, è la volta del cavaliere. Bene, la notte si è conclusa, potete aprire tutti quanti gli occhi. Ore, chi è morto? Signori, questa notte muore il signor Nessuno. Bravi, bravi, bravi. Ottimo lavoro, ottimo lavoro. Allora, io non ho capito bene tutto sto rimescolamento, no? Quindi... L'unica ipotesi è il cavaliere o c'è qualche altra combinazione? Con gli speaker del sindaco, vi ringrazio per l'ottimo lavoro svolto nella notte. E no, può essere, anche può essere che indicano la prostituta e quindi non muore nessuno. Prego, prego, signore. Molto interessante. Ah, raga, io non c'ho informazioni, sono villico, ripeto, sono... Mo vediamo, vi ascolto. Prima ho chiesto a Luca, poi c'era confusione. È vero. Perché confermo. Mi è sembrato un po' come se il suo voto che mi ha dato, poi non sto accusando niente, voglio soltanto, però è l'impressione che ho avuta che il voto che mi ha dato è un po' come acquistare la mia fiducia. No. Io l'ho detto prima che si votasse, ho detto io che avrei votato te. Quindi non sapevo effettivamente se tu saresti stato eletto o meno. No, ma fate solo un'impressione. Sì, 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 no, fai bene a dirlo. Non mi sono autovotato. Dexter c'ha queste giocate istrioniche. Vabbè, non so, raga, parlate voi. Alex, sì, parla. Sì, troppo. Parla. Troppo istrionica, porco Dio. C'ho un cazzo da dire, raga, sono un villico e mi copperò. Forza? Oh, che è? Fai uscire i cattivi. Oh, sindaco, dai, ti abbiamo eletto, fai qualcosa, no? Oh, intanto tu stai calmo, con sto cappello, è del cappello. Beh, possiamo dire nei che luoghi se... Nei luoghi chiusi sono lo speaker. I lupi hanno puntato la persona che il cavaliere ha salvato, il cavaliere ha un'informazione. Anche però la non lo può sapere. No, la prostituta se non c'ha un'informazione, perché non sa se... Intendi? Cioè, sa solamente che è stata attaccata. No, attenzione, nel... C'è il boia? Attenzione, perché il cavaliere potrebbe venire ingannato da questa cosa, perché se il cavaliere ha salvato un lupo, ma i lupi hanno indicato la prostituta, okay, il cavaliere avrà l'idea per tutta la partita di aver salvato un buono, confermato, vero, che in realtà non è confermato. Grazie, Mary. Bravo, sì. Grazie, capitano ovvio. No, non era ovvio, perché non ci ho pensato. Allora, manco io ci avevo pensato. Nei luoghi chiusi avere il cappello è sintomo di essere scemi. Ma quel cappello specifico, perché anche cosa? Ema il cappello. No. Il sindaco, come il signor Agnelli, può avere delle eccezioni. Lui fa eccezione, okay, per Castile. Cioè Agnelli portava l'orologio. Ma lo può fare solo lui. Perché parli tu per il sindaco? Perché parli tu per il sindaco? È lo speaker, fa questo. E perché sei lo speaker? Vabbè, ma è tutta la sera che fanno chi di altri mignolo villaggi. Col prof. Ema, avete ancora due minuti, due minuti. È sempre una votazione buona, perché è sempre cattivo. Sì, 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 comunque è caso. Avete paura di me, ammettetelo. Grazie. Sono talmente forte che muoio. Ma stasera... Allora, questa volta si comincia a partire da Livio. Meliodo. Imbecille.
Tanto sei tuo, so io. Cioè. Voto Valeria. Camilla. Meliodor. Sergio. Dida, Dida, Bliss. Livio, Livio, Livio. Dida, Bliss. 2, 1. Ema. Poco auti, 0. Alex. Ok, Meliodor. Ema. Voto di Lele vale doppio, eh? Ricordatevelo. No, non mi chiedete di tirare giù cam, non mi cagate il cazzo che se tocco qualcosa. Ah, ok, di... quindi 3, 2, 2, 1, Livio. Ok, quindi quel ballottaggio, aiutatemi. Non ti sopporto. No, piatto ricco, mi ci ficco, prego, ragazzi. 3 minuti a partire adesso. Sono molto buono. Camilla, perché mi hai votato? Ti voto sempre, sei sempre il primo che voto, non lo so, seguo Livio. Non lo so. Allora, per la mia salvaguardia ucciderei Camilla, mo al di là di tutto, ma... Vabbè, hai ragione, sì. Questa sì, cosa distrugge la mia possibilità. Vabbè, hai ragione, Lele sta al ballottaggio. Lele sta al ballottaggio. Ok. Però, secondo me, Lele non è cattivo. Ma tu hai ruolo? Sì o no? No, però no. Raga, io non ho un ruolo, sono villico, vi ripeto. Io sto tenendo in considerazione il fatto che comunque lui si sta appoggiando tanto a me, tra virgolette, anche scherzando. Però non è che ho dato per certo che sia buono, eh. Però lo sto valutando sta cosa. Perché potrebbe essere anche una giocata. E per me adesso non vedo cose, cioè non vedo fazioni o roba del genere per quelli che sono entrati in ballottaggio. L'unico che potrei pensare è Livio, perché sta a fare lo scemo, e di solito quando fa così è il lupo. Tu sei sempre scemo. Comunque io non ci posso credere. Cioè, Lele è cattivo di nuovo. È una cosa incredibile. È una cosa incredibile, è cattivo di nuovo. Io non ci posso credere. Io non lo volevo dire. Io volevo adempiere fino alla fine al mio ruolo di speaker e affondare... con la nave. No, non l'accetto. Non l'accetto. Non l'accetto. Basta. Non sono lupo. Stavolta no. Su che base? Su che base? Su che cazzo ridi? Su che base? Su che base? Ballottaggio a 4, no? Okay. Niente, parli ululando. Parli Wow, manca un minuto, dai, forza. Raga, sono villico, stavolta per davvero, non sto scherzando. Non perdete doppio voto. La tua difesa non ci sta mai. Io, prima era infame. Sì, avete ragione, però sono molto pacifica in questo momento, lo posso promettere. Non lo posso giurare. Ma... io... non lui, no. 30 secondi. Secondo me al ballottaggio con due lupi non è possibile. No, non è possibile. Non è possibile questa cosa. No, secondo me lei non è cattivo, Livio. Allora lo sei tu. Se dici così lo sei tu. Votiamo. Allora, signori, avete ancora 20 secondi. Dai, votiamo. Ma solo quando sto io al ballottaggio, non da altro tempo. Allora si vota a partire da Gigino Gianluchino. Camilla. Alex. Camilla è la tua volta? Perché Camilla sta al ballottaggio? Camilla al ballottaggio. Io ero pronta a votare Livio. Io mi sento come Chitano oggi. Io capisco Chitano. Team Chitano. Chitano lo capisco stando qua io. Meliodor. Ema. Amore, pure io non ci sto a capo in cazzo. Non è che fai, oddio, Camilla. Oddio, ingenuo che...
notte pure hai votato Camilla. La prima notte di questo prima, la prima notte non è morto nessuno. Oh, che stiamo a fare? Che sì. Io sto a guardare 400. Chi sta? Chi deve fare? A me, sta a me. E io uno. Ma è finita. Vuole chi vuole, vai. Camilla, vai. È morta Camilla. Allora, aspettate un secondo che devo con i potenti mezzi tecnologici adesso faccio una magia. Io schiocco un dito e guardate che succede, divento un'ombra. Bene, signori, si va a letto. Siete tutti quanti qui, bene. Dexter, dov'è che non lo vedo? Sta qui, bravo. Il Luchino, tu sei bravissimo. Signori, si parte. 3, 2, 1, a partire sempre comunque dall'insinuo. Grazie insinuo, puoi chiudere gli occhi. È la volta della prostituta. Grazie prostituta, è la volta dei lupi. Grazie lupi, è la volta del veggente. Grazie veggente, infine è la volta del cavaliere. Grazie cavaliere. Con i potenti mezzi mi concessi dal Cerbero Podcast, io faccio un semplice gesto ed è luce. Signore e signori, questa notte ci saluta il vostro caro amico Pia Traverse Dexter. Greve. No, amore. Povero Luca. C'è un problema enorme. E il sindaco è il lupo, quindi attenzione, siamo tutti... Allora, no, io sono più interessato... Allora, secondo me siamo in una situazione in cui il cavaliere non deve assolutamente dire niente, ma il veggente invece deve uscire e dire... quattro minuti a partire da adesso. A meno che non ha informazioni sui morti, e esatto, basta, ma... Concordo con Meredith. Ma serve il veggente adesso, cioè... Non dobbiamo uccidere un'altra persona a caso. Gente, ci assicuro un'informazione. Però c'è l'insinuo. Ragazzi, c'è l'insinuo. Vabbè. Quindi un cazzo è tutt'uno. No, vabbè, dipende chi ha visto. Dipende da tante cose. Secondo perché... me è meglio se ha visto i buoni. Ah, certo. Meglio cioè, se ha visto i buoni. Allora, se c'è. Se ha visto buoni vivi, è top. Se ha visto realtà, almeno certo. Un buono confermato vivo, esca in questo momento o taccia per sempre. Insomma, vabbè, era Camilla forse. Okay. Speriamo di no. Vabbè, ma perché Camilla, non dirlo al ballottaggio? Morta, scusa, ricordarti. Ma se Camilla conosci stava al ballottaggio, che parla Camilla? Camilla, davvero? Se io aveva no. Un ruolo buono, io spero che se lo metteva a dire. Se no, non è che andavamo a votare. Vabbè. Chi è che l'ha votata? Vabbè. Io, Alex? Io pure. Però se aveva un ruolo buono, eh? Vabbè, Alex, dici un po' chi è il lupo? Io non lo so. Io sono buona e mi sembra strano che mi stiano tenendo in vita. Sì, ma okay. Ti ho fatto un'altra domanda. Chi è secondo te? Non c'è un sospetto? A meno che non mi stia proteggendo. Non c'è un sospetto? Un sospetto ce l'avrai. Voti, voti. Io... Emma. Ma in realtà... Quella coppietta un po' mi puzza. Tu hai votato Camilla, vero? No, prima ho votato Emma, poi Camilla. Se seguiamo il fatto che Camilla può essere il veggente, Camilla diceva che Emma era buono. Cioè, io credo che arrivi però al ballottaggio e se il veggente non puoi non dirlo, quindi mi sembra... Ci può stare. Ci può stare. Meli, tu come sindaco hai votato Emma, vero? Sì. No, come votazione dei sindaci. Sì, io ho votato Emma. Ok, chi sono quelli che hanno votato Emanuele? Allora, anche io ho votato Ema. Ok. Però quando l'ho votato io era zero voti, ci no, tengo a dire. O forse no, forse tu l'avevi votato? No. No, allora era zero. Io ho votato Davide. L'hai votato te, l'ha votato Dexter?
Ho votato io. E Livio pure. E Livio mi sa alla fine. Due minuti. Allora, due minuti. Allora, due minuti a partire me, da adesso. Secondo me i cattivi sono Meriador e Alex. Ok, secondo me invece sono Alex e Livio. Secondo me sono Alex e Valeria. Raga, io sono sacrificabile. Ammazzatemi. Non mi difenderò neanche, raga. Da cattiva sei sempre. Raga. No. Mi hanno rotto il cazzo quelli della chat, ma io non mi difenderò neanche sto giro. Vabbè, come al solito. No, non mi difendo. Vademi dall'equazione, so villico. Secondo me sei buono. Secondo me sei buono. Il mio dubbio è tra Meriador e Livio, perché secondo me Alex. Io so villico. Non c'è neanche un ruolo. Io pensavo stessi recitando. Sto morendo. Spero che il veggente, che a quanto pare è morto, mi abbia vista. Quanti sono i villici? 4? Un minuto. Allora, secondo in totale me, i villici sono 4. Meliador e Lele sono 3. Buoni a questo punto. Meliador e Lele sono buoni. E quindi chi sei? Anch'io sono della teoria di Alex cattiva. E quindi l'altro sei te? No. Sì. No, secondo me Gianluca. Non è Valeria. No. Non lo so. Vabbè. Secondo me comunque so. Scusate un attimo. Facciamoci la prostituta. No. Dici no per il cavaliere. No, perché per attualmente i lupi non sanno se hanno ucciso questo la prostituta. Questo lo so, al primo turno. Però ci potrebbe dare uno o due buoni confermati. Allora, secondo però la me, prostituta, scusatemi, come fa a confermare un buono? La prostituta cosa conferma? Non conferma niente. No, conferma come un buono. Conferma? È perché aspetta, se non muore. Perché se non muore quella notte quando va a dormire è buono. Ah, capito? Cazzo, è vero, scusa. Non c'è quella, signori, allora. Secondo me è meglio dormire. Se la prostituta va a casa di un lupo. E non muore. Muore. No, se va a casa del lupo muore. Comunque, dato che se la prostituta va a casa di un lupo muore. Allora, ragazzi, esco. Sono io la prostituta, sono da casa. La prima notte di Emma, la seconda di Alex, non sono mai morto. Sono la prostituta. Comunque io, raga, sono andato a casa sia Alex di Emma sia di Alex, Alex e non sono mai morto. Alex è il zimo. Esco io, ha senso. Se mi dite così, ha senso. Perché prostituta, ne sbugiardo. Perché ne posso mettere due che comunque sono molto sospetti. Comunque, e io non sono morto, sto qua. Comunque io ho seguito le votazioni di Gianluca prima perché mi faceva gli occhiolini. Prima faceva anche a me, ecco, era cattivo. Ecco, a prima ho votato lui. Ho fatto l'occhiolino, t'ho guardato. Fermi un attimo. Non uccidiamo Alex. No. Non uccidiamo Alex. Sono morto. Non uccidiamo Alex. Non vanno uccisi nessuno di loro due. Cazzo, è il boia. Allora, ma a prescindere, non è il lupo. Quindi non vanno uccisi. Quindi Meliador e Livio dobbiamo andare. E Valeria. Allora, informazione di servizio. Allora, mi state ascoltando. C'è stato il raid di Kokeshi. Quindi ringraziate Kokeshi. Grazie, Kokeshi. Grazie mille. Grazie. Questa cazza. Grazie. Peraltro, verrà a Lupus. Non si sa quando, ma verrà a Lupus. Solo questo vi dico. Grazie, Kokeshi. Comunque, Arigà, il tempo è finito 2 minuti fa. Cristo e Dio. È morto Dexter. È morta Camilla. Però io non ho capito una cosa. Tu che ruolo hai, Davide? Non te lo dirò adesso. Ok. Signori, allora il tempo è finito. Si comincia a votare a partita Gianluca. Valeria. Alex. Livio. Tocca a Camilla. Meliador, che hai votato? Camilla, tocca a te. Ma Maria, scusa. Maria. Non ti sento. Maria. Ti ho sentito anche già la seconda Maria. Volta. Era solo la prima, non ti preoccupare, tocca a Davide. Maria. Tocca a Maria. Valeria. Maria. Maria. Tocca a Lele, che ha due voti, ricordo. Infatti voterò Livio. Ok, tocca a Meliador. Livio. Tocca a Livio. Ne voto inutile. E vota! E Maria. Recap, quanto state? Maria a 5? 5, 2, 4 Livio. Maria e Livio a ballottaggio. Prego, avete 3 minuti a partire da adesso. Io non sono lupo. Io sono scioccata, cioè non ho capito da dove uscire. Scusa. Quindi effettivamente per esclusione allora sei per forza te, Alex Insinuo e probabilmente allora, Valeria. Calmi. Allora, io sono villico e quindi non ho problemi anche nel caso mi uccidiate.
Però non ho capito da dove è uscito. Cioè, siete stati tutta la partita a dire: ho sospetti su Tizio, ho sospetto su Caio, non mi avete nominato. Ah, certo, tutti a votare me. Onestamente non so neanche come difendermi, perché io non ho informazioni, quindi non so che dirvi. E Livio, vi dico la verità, lo dico sinceramente, non è il più sospetto tra quelli che sospettavo, però è tra quelli che sospettavo. Poi fate come vi pare, io non ho altre informazioni. No, vabbè, tanto io sto abbastanza tranquillo, tanto la partita l'abbiamo vinta, quindi a prescindere. Avete altro da dire? Avete ancora 2 minuti se volete. No? No, Meliador, allora. No, beh, no, Gigi, non sei l'ultimo, tranquillo, perché si vota a partire da Livio, quindi Meliador. Livio. Tocca a Lele. E ricordo, Lele, hai sempre 2 voti. Metti il tuo score in giorno. Sono Maria. Tocca a Valeria. Maria. Ok. Tocca a Dexter è morto, Valeria non può, tocca a Davide. Sì, perché quello di... Tocca a Davide. Tocca a Davide. Livio. Tocca... No, è morta Camilla, tocca ad Alex. È vivo. Ok, ok. Quindi. Confermo il voto di Livio. Vai Giallù. Maria. Ci lascia Maria? Sì. Morta Maria. Signori, muore Maria. Sì. Il gioco sarà finito? Non è finito. Certo che ti devi mettere la mascherina, mia giovanissima amica e dolcissima amica. Dai, sistema i capelli, stiamo tutti aspettando i tuoi capelli. Hai una ciocca un po' fuori posto, correggila, ma sei bellissima. Ci siete? Siete pronti? Ok, 3, 2, 1, altro giro, altra giostra, comincia altro la notte. Regalo. Comincia la notte numero 3, che l'insino apra gli occhi. Grazie, insinuo, puoi chiudere gli occhi, è la volta della prostituta. Grazie, prostituta. Puoi chiudere gli occhi, alla volta dei lupi. Grazie, lupi. È la volta del veggente. Grazie veggente, è la volta del cavaliere. Grazie cavaliere, aprite tutti quanti gli occhi. Allora, no, io non ho parlato, non ho detto niente. Comunque questa sera non muore nessuno. Easy. Lusso. Ho salvato Emanuele, sono il caballero. Grazie amore. Oppure sono venuti da me. Però in tutti i sensi no. Qua stanno. No, l'hai detto. Raga. L'hai detto. Allora. Vai Valeria, vai. Camilla era palesemente il veggente e ha votato Maria. Perché si è votato anche Livio? Domanda, questa perché è una Livio domanda mia. È il lupo! È il lupo! Lupo di una fiaccheria. No, no, no. No, aspetta, aspetta, erano magari entrambi lupi.
Anche una cosa scusa. Sì, no, infatti no, volevo solo vabbè, che culo che c'avete, porco due! Ma non è possibile, tre turni! Ma quale culo? Ma quale culo? Dai, che sei un coglione, sei un coglione. Che culo di merda! Che culo di merda! Culo di merda! Culo di che? Culo di che? Tu hai provato? Culo di merda! Hai provato? Prima ammazzato, ammazzato e ti ho attaccato alla cappella. Ma che culo? Poi ho stato zitto, ho fatto... Allora io ho detto, allora, non voglio essere egocentrico. Ma se Alex è cattiva... Ascoltami, sicuro che... Ascoltami, poi ho cambiato, ho detto, poi il turno dopo si ridifende da solo. E invece lo difendi lui! Ma che cazzo! No, non è il turno dopo. Sì, hai saltato un turno, tesoro. No, primo turno ti sei difeso te, poi difeso un'altra persona. Esatto, e poi Ema. E poi Ema, non certo, te! Certo, ovvio, ovvio, detto, amore mio. Ho detto, non riammazzo Marra, perché se no ovvio, amore mio. Vai a cagare. Però ti ho triccato, tesoro. Anche perché lui era buono confermato, perché Valeria... era quella che voleva buttare questo, nel mezzo con i sospetti. Detto questo, e Gianluca era la prostituta. Detto questo, sono un villico, non mi uccidete. Ok, ok. Io, Alex e lui, so per 100% non lupi in testa. Tu avevi detto mia, subito... ma non muoio. Lei è boia. Lupo. Ma lei è boia. È insinuo, insinuo. Vabbè, infatti io sono andato un'altra volta da lei. Che sfiga! Ancora no, ancora no. Dai, dai, basta. La diva sono immortale, perché io so che non ammazzano lei. Però, raga, che due turni. Non muore nessuno. Magari, rendiamo, rendiamo. E si va avanti, ragazzi. Magari l'insinuo Livio. Andiamo avanti. Vai. Ma dica. Ma perché Livio ogni volta che fuma è lupo? Sai quando fuma? Quando dai, è lupo? Vabbè, dai, votiamo. Si vota a partire A partire da Livio. Prego, Livio. Livio. Dai, non puoi. Non posso. Ma che stiamo facendo? Dai, cretino. Dai, con sto cappello, con sto cazzo di cappello. Vota. Sono io il lupo. Vota. 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 O è vota Meliador, dai. Livio. Ok. Dice Goat. Goat. Alivio, tutti Alivio, ma che ti sei fumato? Stai su Saturno, Livio. Ah, c'ha l'olio di ricino. Voto Marra. Ok. Vai, Valeria. Livio. Livio. Anche io da morta? Livio. Livio Marcone. Siete tutti fortissimi. Marra. Marra. Ok, ballottaggio tra Livio e Marra. Sono il lupo, sei ragazzi. Sei palesemente il lupo. Sono il lupo, Fate per andare a casa. Finito il ballottaggio, si riparte da me, Marra. Marra. Cazzo, due voglia Marra. E tocca a Camilla. No, Camilla, no, è morta, Camilla è morta. Camilla è morta. Camilla è morta. Valeria, Valeria. È Livio. Ok. Marra. Io non posso, io devo votare Livio, ma non è abbastanza. Muore, muore Davide. Muore Davide. Vai. È notte. È un'agonia. Oh, queste sono le regole, ragazzi. Mo te lo dico già, io ammazzo Lele, non lo puoi proteggere, ok? Hai vero, è morto, vaffanculo. Dai, è notte. È notte. Ammazzerò Meliador. Andiamo, io ho fame, però. Dai, è morto, è insinuo, dai. Buonanotte. Emanuele. Ok. Ci sta. Grazie, insinuo. Chi è la prostituta? Alex. Prostituta, vada Alex. Alex. Grazie, prostituta. Lupi, Lupi, chi volete uccidere, Lupi? Uccido. Uccido Alex. Alex Mucci, uccido. Uccide Alex. No, perché uccide? No, che ammazzi pure me! No! Gianluca così. Ammazzi grazie. Pure me! Esatto. No, non la puoi anche tenere, per gente. Camilla, dimmi qualcosa. Grazie, Camilla. Cavaliere, no, è morto, muore Alex, dai. No, muore anche Gianluca. Gianluca, ma no, ma non si può giocare così, dai, ragazzi, dai. Vabbè, non buttiamo troppo in caciara, dai, sennò visto, sì, dobbiamo andare tutti me... a Ninna. Tu sei morto. Morto. Tu Livio. Sei morto. Chi è morto? No, è morto. Sono morto Alex. È Gianluca. Ma è palese che Marra è ma chi è rimasto? Io voto io Livio. Morto. Il gioco è ma avete ucciso l'altro. Livio, Valeria? Io voto Livio. E? Okay. Chi è rimasto? Se mi vota è palesemente lupo. Votiamo Valeria, per favore. Votiamo Valeria. Va bene, si vota a partire da? Da Gianluca, vai. Valeria. Vabbè, dai, finiamo che poi andiamo a mangiare. No, dai. A me sta rompo sul cazzo Emanuele. Va bene. Livio. Marra. Livio. 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 Infatti, vabbè. Ricade su Valeria. Bolivio, poi? Ma come Livio? Ma come ti altro lupo? Io in questo momento ho i punti rana sulle mie mani. Dove i miei punti rana, Questo è il momento in cui puoi decidere se essere un vero eroe o essere un no, no, no. Non normale.
No, proprio no. Le classifiche non si scammano così. E visto che qua c'è la mia incolumità, voterò Livio. L'ho salvato, stronzo. Vabbè, Livio. Dai, Livio. Muore Livio. Vabbè, ok, abbiamo vinto. Muore. Una cosa muore. Allora, io devo dire una cosa molto importante. Va bene, abbiamo vinto come Villici. Sono fortissimo. Al di là di questo, tutti insieme... un grande applauso a Maggi, si è fatto un culo così. Bravo. Tre volte di fila master e anche regista, no, veramente totale, mamma mia, veramente, ma che è Blair Witch Project, madonna mia. Allora, ragazzi, visto che non posso più mettere totale, io ho solo una cosa da dirvi. Ripeti? Allora, allora dico io, dai, che live c'è? Regà, non c'ho totale, non c'ho stretta, non posso fare altro. Ma ti parlare tu, doppia dai, vai, ti faccio il labiale, di dai. Vai. Ragazzi, a giorni usciranno i biglietti per Bergamo e ci sarà un ospite incredibile, Andrea Maggi. Vieni a Bergamo. Partite, vieni a Bergamo. Non lo so, è complicato venire a Bergamo. Allora, considera che abbiamo una convenzione per i nostri amici su un top hotel di 4 stelle che non pagate un cazzo. Secondo me devi, urge, no, devi fare un'altra sfida dei piegamenti. Mamma mia. Vabbè, faccio sapere. Sì, esatto, allora, grazie a tutti, sapere. Ovviamente, i nostri splendidi ospiti, Emma, Valeria, Dexter, Camilla, ma soprattutto... Vabbè, vabbè, noi salutiamo nel dubbio, ci vediamo domani. Ah, ecco. No, si chiama Andrea Maggi. Ho cambiato nome. Guarda, aspetta, ci sta questa, zia, aspetta. Ha chiesto Alex, ma non si chiama Alessio. A stream deck! Ma che... No, 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 scherzo. Vabbè, era ragazzi, così tanto bere. Ci vediamo. Esatto, Gianfranco Di Freddi. Ci vediamo, lo so. Ci vediamo domani alle 15 per una live assurda, un atto pesantissimo di violenza domestica ai danni di un povero uomo. Su di me. Non sono io purtroppo, anche se sarò il prossimo. Successo casualmente, poteva succedere ovunque, però in una zona partenopea, poi non voglio dire altro. Così dicono. Ciao ragazzi, a domani. Buonanotte, ciao, buonanotte, ciao. Buonanotte a tutti e tutte, buonanotte. Se vediamo domani. Ma che squali? State arrivando. Scena. Ma nessuno ha detto che non ho ringraziato Maria, ma siete delle merde. Grazie Maria, una di voi qui, ti sei trovata bene. Top giocatrice, top giocatrice. Sono stata contentissima e mi sono divertita tanto. Mi è dispiaciuto essere per tre partite lupo, perché io odio essere lupo. No, no, però top giocatrice. Ciao, chiudi e basta, Maggi, chiudi proprio, ciao. Essere lupo! Ma che squali, state